Allora pregherei tutti di prendere posto, così iniziamo. C'è ancora qualche piccolo dettaglio tecnico da mettere a punto, ma credo che ci siamo. Sia al viale, un'assemblea pubblica, e abbiamo con noi alcuni luminari per quanto riguarda la progettazione urbana. Il professor Domenico Gattuso, l'ingegner Battista Iacino, è in sala, verrà più tardi a intervenire l'ingegnere Roberto Zibalo. Prima di dare la parola all'ingegnere Claudio Penna, che è un po' l'animatore di questo nostro gruppo, noi vorremmo rapidissimamente ricordare le motivazioni che ci hanno portato a questa assemblea. Voi sapete, sicuramente per partecipare alla giornata di oggi, sapete quello che si sta cercando di fare, in sostanza di riportare la città indietro di 20 anni. Avreste sicuramente avuto la possibilità di immaginare un futuro diverso per Cosenza, purtroppo così non sarà. Cosenza sta per ritornare indietro perché nel Viale Parco stanno per essere costruite due rotaie, in realtà due rotaie e due linee ferroviarie, ciò che è in sostanza una vera e propria violenza rispetto al percorso urbano. Quello che era il fiore all'occhiello della Cosenza della seconda parte del XX secolo, anche XXI secolo, cioè il Viale Parco, sta per essere completamente travolto. Non voglio scendere in dettagli, rapidissimamente, anche in relazione a quella che è la costituzione della nostra, completamente apolitica peraltro, organizzazione, pseudo-organizzazione, questo gruppo che si è formato, lascerò la parola all'ingegnere Penna. Ci tengo a ricordare che all'interno di questa nostra piccola organizzazione vi è gente che non ha nessuna velleità di tipo politico, se non politica con la P maiuscola, cioè riuscire a occuparsi delle questioni che riguardano la propria città, il proprio comprensorio, senza nessuna velleità di strumentalizzazione. Io a questo punto, prima di passare, perché ripeto gli interventi sono tanti, e alla fine del nostro della prima parte del nostro incontro, cioè quando i relatori finiranno i loro interventi, avremo anche la possibilità di dare la parola ai cittadini perché facciano delle domande, perché approfondiscano i vari temi. Io vorrei passare la parola appunto all'ingegnere Penna, il quale farà in modo di illustrare quelle che sono le motivazioni che stanno alla base della nostra, tra virgolette, ma sacrosanta protesta. Salve,
Dunque, il movimento No alla metro, sì al viale, è nato innanzitutto in maniera spontanea per la volontà di un gruppo di cittadini che ha ritenuto di condividere dapprima sul web una serie di proposte per quanto riguarda il progetto della metropolitana. Più che altro criticare questo mega progetto pensato per l'area urbana di Cosenza e di Rende. Il passaggio dal web alle riunioni fisiche effettuate settimanalmente in tutti questi mesi naturalmente è stato breve e abbiamo deciso di condividere appunto questa lotta che non ha una appartenenza politica, non ha apparati, con i nostri modesti mezzi siamo andati avanti, però ha un denominatore che è quello della partecipazione che è sempre mancata sicuramente non per colpa dei cittadini ma per colpa di chi della classe politica che aveva la responsabilità di rendere partecipi i cittadini di questa grande infrastruttura che si andava a realizzare. Attraverso queste riunioni siamo arrivati a naturalmente a declinare dei documenti e delle motivazioni che hanno illustrato appunto i motivi del perché noi diciamo no alla metro, perché non è un no a un progetto in senso generico come qualcuno magari ci vuole acchiappare, è il sì al viale per dire che questo non è una proposta secondo noi accettabile di venire incontro alle esigenze della mobilità dell'area urbana. Noi attraverso il volantinaggio abbiamo riscontrato che c'è una scarsissima partecipazione, c'è stata una scarsissima partecipazione, ciò ha portato ad una scarsissima informazione da parte dei cittadini. Addirittura ci sono stati dei cittadini che ci hanno detto come mai ci preoccupavamo del viale Parco in quanto la metropolitana andava al di sotto, era sotterranea rispetto al viale Parco. Questa testimonianza di una veramente di una informazione che è pari allo zero, insomma. Quindi noi non soltanto abbiamo fatto volantinaggio illustrando le nostre motivazioni, ma abbiamo riscontrato che in realtà era necessaria un'informazione alla cittadinanza. Ora, cosiddetta metropolitana, perché parliamo di treni in superficie, e vanno ad incidere su un viale Parco che praticamente è stato, ricordiamolo, è stato realizzato, è stato sospeso dall'autorità giudiziaria per precise colpe da parte di imprenditori ovviamente non proprio così di rappresentanza e da parte anche di professionisti. Il viale è stato sospeso, è stato fermo per diversi anni ed è stato poi ripreso e rifatto una seconda volta. Credo che i costi di rifacimento non siano ricaduti su chi ha causato questo danno, ma siano ricaduti sulla cittadinanza. Adesso noi ci troviamo con una proposta che praticamente presuppone una devastazione del viale Parco. Su questo discorso noi non ci siamo, noi contrastiamo fortemente questo fatto, perché tra l'altro non solo è in contrasto con l'evoluzione anche della storia del viale Parco, che è un elemento di unione tra la zona est e la zona ovest, ma ricostruisce quella barriera est e ovest tra i quartieri popolari della nostra città e i quartieri della restante Cosenza. Ovviamente questi treni di superficie, perché non è una metropolitana, lo ripeterò sempre, ovviamente hanno bisogno di una sede protetta, hanno bisogno di consentire il passaggio tra est e ovest, e quindi ci saranno dei semafori, presuppongo, ci saranno dei passaggi a livello, perché la zona est deve comunicare sia in senso pedonale sia per i mezzi pubblici e privati con la zona ovest. Quindi per non parlare della candelizzazione, se noi pensiamo che la metropolitana di Firenze in soli per 7 km ha avuto bisogno di 5 anni di candelizzazione, beh, io non voglio dire che è il doppio, però secondo me erano 7-8 anni di devastazione urbana in tutto il viale, credo non soltanto il viale di Cosenza ma anche tutta la zona di Rende.
Questo è diciamo, una sintesi un po' di quello che è, può essere una devastazione appunto del visto urbano. Dal punto di vista economico, ancora più diciamo, ci sono numeri ancora più evidenti che dimostrano l'assurdità di quest'opera. La Regione Calabria ultimamente, per l'ennesima volta, ha fatto un bando, e un bando che è andato deserto, addirittura con 38 osservazioni critiche. Da parte delle imprese invitate, che hanno portato naturalmente all'annullamento della gara, e quindi che comporta un rifacimento del bando con questi famosi soldi che dicono sempre che andranno persi, ma mi pare che alla Regione ha fatto tutto da sola, insomma, voglio dire, nel senso che entro il 2015 questi soldi andranno rendicontati, e non credo che ci sia la possibilità, se non facendo le spese vanno rendicontate, quindi deve essere una spesa rendicontata. E quindi è chiaro che in un anno, se immaginiamo che in 5 anni hanno fatto 7 km a Firenze, io non credo che, non lo so, faranno i primi 10 metri. Quindi la colpa dei soldi non spesi è colpa, dipende dalla superficialità della struttura regionale, che non ha saputo ovviamente adoperarsi al meglio per quanto riguarda questa cosa. Se pensiamo addirittura ai numeri, i numeri di base parlano addirittura di un'utenza al 2020 di 49.000 utenti, a fronte di un'area urbana che è di circa 120.000, 130.000, 140.000 abitanti. Cosenza, ricordiamo, ha 73.000 abitanti, Rende a 32.000, 33.000 abitanti, aggiungiamo i paesi limitrofi, arriviamo a 150.000 abitanti. Ma abitante più, abitante meno, noi abbiamo un rapporto di 1 su 3 abitanti utenti rispetto agli abitanti di tutta l'area urbana servita. Quindi questo progetto può essere confrontato rispetto ad altre realtà a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Il numero di base della progettazione degli utenti rispetto al numero degli abitanti è una percentuale che va dal 2% al 6%. Per la metropolitana di Firenze noi abbiamo un 0,9, credo a memoria, di utenti per 100 abitanti. Beh, credo che a Cosenza ci avviciniamo addirittura a 40 utenti per 100 abitanti, saranno un poco di meno, un po' di più, ma sostanzialmente ci troviamo praticamente con questi numeri. E allora che cosa succede? Cosa comporta questo? Comporta per le casse comunali di Cosenza e di Rende dei grossi buchi di bilancio, che in questi tempi non credo con il pretesto sia a Cosenza che a Rende ci possiamo permettere. Perché ovviamente, non essendoci passeggeri che possono naturalmente con i loro biglietti far ritornare l'investimento, noi avremo praticamente milioni di euro di buco di bilancio sia in un comune che nell'altro. Credo che questo dimostri che dal punto di vista urbanistico, di impatto ambientale, impatto acustico, impatto economico, sia un'operazione veramente, cioè, priva di ogni razionalità. Mi fermo soltanto a dire che questo progetto, forse in fase di pianificazione, sia un po' superficiale. Questo è quello che sostanzialmente ringraziamo l'ingegnere Claudio Penna. Adesso io passerei la parola al professor Gattuso, ordinario di trasporti urbani metropolitani all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Credo a questo punto che ci sarà anche l'illustrazione con qualche immagine che vi passo. Buonasera a tutti, ringrazio intanto i promotori dell'iniziativa per l'invito, che da un po' di tempo, per la verità, ci stavate inseguendo, alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo qui a ragionare. In realtà questa discussione nasce in tempi non sospetti. Già nel 2009, insieme all'ingegnere Iacino, abbiamo cercato di preavvisare in qualche modo la cittadinanza
Cosentina circa quello che stava avvenendo e un progetto riguardo un progetto che ci sembrava già impostato male. Nel 2011 abbiamo scritto un secondo articolo allorché si inseriò il sindaco Chiuto e nel 2013, quindi a distanza di altri due anni, di recente ne abbiamo scritto un terzo per suffragare una tesi che ormai sembra si stia avvalorando anche agli occhi di molti cittadini. In effetti il ragionamento che voglio proporre questa sera è un po' più ampio, un taglio un po' più ampio, non è strettamente legato alla problematica no metro, sì un'alternativa che vi vorrò proporre. Perché questo? Perché credo che sia importante anche inquadrare questi progetti in un contesto appunto di tipo politico interessante che ha delle valenze nazionali, regionali e locali. Per cui vi proporrò quattro capitoli di ragionamento, a partire da alcune battute su quello che sta avvenendo a scala europea, però è attinente a quello che avviene poi in Calabria, quindi che significa la Calabria oggi delle reti europee nazionali. Vorrei soffermare l'attenzione, ma proprio rapidissimamente, su quelli che sono alcuni limiti politici di fondo a scala nazionale e locale, per poi introdurre alcuni suggerimenti su quello che potrebbe essere una logica di buone prassi, quella che chiamiamo un po' in gergo da qualche tempo trasporti ecosostenibili. E poi rifletterò insieme a voi, vi proporrò le mie riflessioni, diciamo i miei pensieri, riguardo a una politica di trasporti nell'agglomerazione cosentina. Vado quindi intanto a proporvi alcune questioni di fondo. Che cosa sta avvenendo in questo periodo riguardo alla Calabria in sede europea e nazionale? La Calabria sta perdendo tutte le partite, anche se non lo si dice perché appunto l'informazione è ormai disinformazione, l'informazione non arriva per come dovrebbe. C'è una partita che si sta giocando a scala europea di 30 miliardi di euro che interessa le reti di trasporto europee fino al 2030. Ebbene, questo piano delle reti europee, approvato a maggio 2013, prevede due livelli di rete, una rete cosiddetta primaria, fondamentale, europea, e una rete invece di livello nazionale. Senza farla troppo lunga, vi dirò semplicemente che la Calabria dalla rete di livello europeo è stata cancellata, proprio completamente. Sono scomparsi dei corridoi fondamentali, il corridoio diciamo tipico da Berlino verso Palermo, è scomparso il corridoio 21, le cosiddette autostrade del mare. Sono scomparse tutte le potenzialità di investimento che pure nelle vecchie programmazioni esistevano. E bisogna dirselo, perché se non partiamo da qui poi non capiamo dove stiamo andando a parare. Non mi soffermo sui dettagli. Che cosa avviene nel frattempo un poco riguardo alla nostra regione? In Europa ci si accorge che questa regione non programma, ma non solo non programma, non pianifica e soprattutto non attua quel poco di programmazione che c'è. Per cui quest'estate la regione è stata commissariata, vi sono dei commissari europei che sono in Calabria, che stanno cercando, come dire, di arginare la deriva in cui gli amministratori ci stanno portando. Il bello è che sui giornali è comparsa la notizia come Task Force affiancherà l'amministrazione regionale nella gestione dei fondi POR. La realtà è che la regione Calabria non uscirà dalla palude delle regioni povere, tant'è che si prevede una nuova fase di programmazione 2014-2020. Da capire, quando una regione esce dalla programmazione vuol dire che è diventata una regione più sviluppata, nella media europea. La regione Calabria viceversa è rimasta, e si prevede rimarrà ancora a lungo, una delle regioni più povere d'Europa, ma per suo difetto, per incapacità di spesa. Nel frattempo che cosa avviene a livello nazionale? La Calabria non è considerata in alcun piano. Il piano che ha lasciato in eredità il ministro Pasta andando via proprio un mese prima di chiudere la sua vicenda politica da ministro è un piano da 100 miliardi di euro. Andate a leggerlo, non ci sono le due righe riguardo alla Calabria per opere che erano già programmate da decenni, quindi Calabria zero. L'ultimo intervenuto, il ministro Lupi, si è fatto il piano diciamo ad arte su 4 miliardi di euro, sono spiccioli, ma anche qui di Calabria non se ne parla. Ma c'è anche la regione Calabria che fa autogol per i fatti propri. Pianificazione dei trasporti. Questi signori hanno elaborato un documento di cui dovrebbero vergognarsi. Lo hanno chiamato linee guida di pianificazione regionale
e lo hanno proposto come fosse un piano regionale dei trasporti. Intanto non è un piano, sono dei documenti leggerissimi e riguardo alla prospettiva della Calabria per i prossimi anni ci sono solo 3 pagine su una 50. In quelle 3 pagine le cose che sono focalizzate come primarie sono il ponte sullo stretto e l'alta velocità ferroviaria da Napoli a Reggio Calabria. Capite che questi signori vivono in un altro mondo, salvo poi a dire che i sognatori sono altri. E intanto non si fanno cose importantissime, non so quanti di voi hanno seguito la vicenda della logistica Gioia Tauro. I treni dovevano ripartire, un gateway ferroviario, in 3 anni dovevano dar vita la possibilità di veicolare merci attraverso il Gioia Tauro. Anche qui la vicepresidente Stasi scopre dai giornali, guarda un po', che quel bando che hanno elaborato sarebbe andato deserto, nessuno si avvicina a Gioia Tauro, i treni non partono. Bel risultato dopo 3 anni di promesse. Non parliamo di piani di settori esistenti, di Interporte e di quant'altro, perché ci allontaniamo dal nostro ragionamento. Però è un caso emblematico, per non andare su tutti i settori, perché su tutti i settori stiamo assistendo a un disastro, è quello delle ferrovie. Sta succedendo una debacle in questi anni, di cui credo siamo in parte consapevoli perché come cittadini subiamo i riflessi di queste politiche, ma in parte inconsapevoli perché stiamo diventando un po' come dei pugili suonati. Ne prendiamo tante e alla fine non ci rendiamo più conto di quello che sta avvenendo. In 2 anni ci hanno soppresso 18 treni intercity, hanno tagliato fuori completamente i collegamenti tra la Calabria, la Sicilia e il nord Italia, con importanti ricadute, guardate bene, anche sugli ambiti occupazionali di coesione sociale. Stanno proseguendo e stanno perseguendo scientificamente una politica di tagli delle ferrovie. Non lo si dice, ma nella pianificazione del management delle ferrovie è in atto uno smantellamento di circa 5.000 km su 16.000 di linee ferrate. Dov'è che vanno a tagliare? Vanno a tagliare dove la capacità reattiva delle popolazioni è più debole. È evidente che per esempio la fascia ionica calabrese, che è già marginale, già povera, già disgraziata, è una di quelle fasce territoriali su cui si punta. E qui sarebbe un bel colpo cancellare 400 km di linee. Ci stanno già provando andando peraltro contro una direttiva europea che asserisce che ogni cittadino europeo deve poter raggiungere un nodo ferroviario in meno di mezz'ora. Però perseverano e i risultati poi li vediamo. Treni che cadono giù, stazioni in pieno centro urbano come Catanzaro lasciati al degrado, stazioni murate, stazioni abbandonate al degrado più assurdo. Queste sono immagini che vediamo quotidianamente. Quasi sempre si tratta di luoghi centralissimi. Sulla Ionica sono decine e decine le stazioni, queste sono solo 3. Se ci si avvicina, che cosa si scorge? Si scorge il degrado, si scorgono inferriate, cementificazione, graffiti, erbacce. Eppure si tratta di luoghi simbolo della vita a Calabrese, luoghi in cui ci si incontrava, in cui si faceva vita sociale, in cui si dibatteva, si faceva politica. Oggi sono diventati dei non luoghi, dei luoghi da ribaltare. Ma immaginate un turista che arriva a Soverato, che arriva a Locri, che arriva in una stazioncina di queste, che cosa si trova? Salvo poi sentire al solito alcuni politici che parlano di turismo in Calabria. Ci hanno ridotto ad avere i treni più vecchi d'Europa. L'età media dei treni in Calabria è di 35 anni. La media in molte nazioni europee è dell'ordine di 15 anni. E meno male che funzionano. Adesso, una settimana fa, mi sono trovato in un dibattito con l'assessore Fedele e alla fine la sua grande, diciamo, gloria era l'avere programmato 4 nuovi treni che saranno finalmente offerti ai calabresi. Salvo a scoprire che si tratta di 4 treni vecchi che provengono dal Veneto, che hanno dismesso, con un po' di riparazione e di riverniciatura che offriranno ai calabresi. Siamo cittadini forse di serie B. E poi tutto si traduce evidentemente in fattori di qualità. Quando diciamo accessibilità, che cosa intendiamo? Intendiamo che avvengono cose assurde, come immaginare di viaggiare da Reggio Calabria a Crotone e scoprire che se ti va bene ci impieghi 4 ore e mezzo. Di recente il ministro Lupi in televisione dichiarava che uno dei suoi principali obiettivi era permettere a un milanese di poter raggiungere Parigi in 4 ore e mezzo. Voi capite quindi che siamo probabilmente in 2 ambienti, in 2 mondi diversi. Il ministro Lupi e molti politici non conoscono la Calabria, ci siamo resi conto in diverse occasioni.
Tuttavia, rispetto a queste situazioni di degrado, che non riguardano purtroppo solo la Calabria, la Sicilia sta messa un po' peggio di noi, si fanno delle grandi opere. Qui c'è una politica che va di moda da 20 anni, che però comincia a scontare alcune cadute. Ci si rende conto che così non si può andare avanti. Grandi opere, che cosa vuol dire? Concentrare risorse ingentissime su alcune opere ritenute strategiche per lo sviluppo della nazione. Stato a scoprire che poi di strategico non c'è nulla e di sviluppo ce n'è ancora meno. L'alta velocità, per citare solo l'esempio appunto delle ferrovie, in 20 anni questi signori hanno realizzato 1400 km di linea ferrata, si continua, si ha l'idea di fare la trasversale padana, ma ad oggi dei 100 miliardi spesi, che sono 4 volte quello che avrebbero speso i francesi o gli spagnoli peraltro, ben poco è arrivato al sud. La cartina ci dice tutto, ci dice in pratica che ad essere collegate sono solo alcune grandi città, peraltro situate nel centro-nord, e nel mezzogiorno non si vede nulla. Ma quello che poi risalta ancora di più agli occhi dei cittadini, perché l'infrastruttura è una cosa, ma poi quello che conta sono i servizi. Appunto, se guardiamo i servizi, cosa vede un cittadino? Vede che per viaggiare da Roma verso Milano si trova decine e decine, più di 100 treni freccia rossa, frecce colorate di ogni genere, con 2 vettori, uno pubblico e uno privato. Se guardiamo al sud non ci sono linee, c'è qualche trenino che parte da Reggio Calabria ed siamo tagliati fuori dai servizi di qualità. Quindi è evidente che ci sono due Italie. Se pensiamo anche al fatto che ormai, ancorché ci si lamenti un po' al nord Italia, si fanno altre battaglie, fare un viaggio di circa 300 km, 350 km, ha un significato al nord del sud. Da Torino a Bologna si può andare ormai 2 ore e un quarto. Da Reggio Calabria a Taranto, che è più o meno la stessa distanza, ci vogliono 7 ore se tutto va bene. Quindi c'è qualche cosa che non va, ma l'assurdo è che si persevera, perché quando si parla per esempio di alta velocità sotto le Alpi, in realtà si dice un falso, perché l'alta velocità riguarda i passeggeri, invece lì si giustifica quell'opera per far viaggiare un po' più velocemente le merci. Ma quali merci? Tutte le statistiche dimostrano che viaggiano sempre meno merci tra Francia e Italia, che non c'è la domanda scende, però poi i tecnici pagati lautamente dimostrano che grazie a questo tunnel il traffico dovrebbe diventare 10 volte tanto, quindi contro tendenza assoluta rispetto a ogni regressione scientificamente provata. Non fosse che questo buco nella montagna costa più di 16 miliardi di euro con opere annesse. 16 miliardi di euro che i cittadini della Val Susa vanno dicendo sarebbe meglio spendere in maniera differente, per le reti regionali, per le scuole, per il territorio in dissesto, per 100 ragioni. Ma intanto la classe politica attuale li criminalizza, quelli sono dei terroristi, non vogliono la galleria, stanno frenando lo sviluppo dell'Italia. Questo è quello che passa poi l'informazione, che passa nei media, in televisione, sui giornali. Ma bastano anche piccoli esempi per rendersi conto di come si stia degenerando con questa politica delle grandi opere, che in realtà è una politica delle grandi lobby, è una politica di grandi interessi di alcuni comparti imprenditoriali e politici. Questa stazione, che è un monumento di vergogna perché è brutta, orribile, strutturata male, gigantesca, è la stazione di Roma Tiburtina. È costata 330 milioni di euro, l'equivalente di, facendo un calcolo vuoto per pieno, una 60ina di treni regionali. Sarebbe stato sicuramente più utile dare al Lazio 60 treni regionali che non dare questo monumento allo spreco. Per inciso non ci passano neppure i treni e non hanno realizzato neppure i negozietti che pensavano di realizzare con tanto di firme. Quindi è evidente che si tratta di investimenti sbagliati, di progettazione sbagliata. E chiudo con la TAV di Firenze. Anche qui politica, cultura, popolazione dicono: ma perché volete buttare via dei soldi per realizzare un attraversamento in sotterraneo, con tutti i rischi connessi al patrimonio architettonico e monumentale di una città come Firenze, che è dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO? Potreste fare la stessa operazione, cioè far transitare i treni veloci in superficie, come dicono i nostri amici universitari di Firenze, e invece no, si continua, c'è una battaglia in corso, bisogna a tutti i costi realizzare una galleria o una grande stazione sotterranea, perché in questa maniera
si fanno i soldi e poi si dice ma in questa maniera si crea occupazione, in realtà si crea un danno non indifferente con tutti i rischi che ci possono essere. In queste prime battute voi capite che il mio ragionamento tende anche a portarvi su alcune considerazioni politiche, o di cui si parlava prima, in senso sano. La politica in tutti questi anni ha giocato una strana partita, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, ma anche a livello locale. Si parla sempre di politiche di coesione. Andate a guardarvi tutti i documenti ufficiali, la parola coesione è tra quelle più utilizzate. Che cosa significa coesione? Cercare di accelerare lo sviluppo delle parti più povere di una nazione, accelerando quindi le opportunità in modo da avvicinarle a quelle più avanzate. Ma nel mentre si va raccontando questa balla, a livello di politica dei trasporti si fa esattamente il contrario. Si concentrano le risorse su poche reti, su pochi assi, a servizio di poche città, quelle principali, con un numero ristretto di progetti però faraonici. Quindi, dal sostegno alle aree in ritardo di sviluppo, in realtà si è passata agli investimenti su pochi assi prioritari. Politiche di coesione, ma che cosa sta succedendo anche? Che non c'è un'addizionalità rispetto ai finanziamenti comunitari. Quando si parla della Calabria ormai si dice ma voi avete i fondi comunitari, lavorate con quelli, i fondi ordinari che fine hanno fatto? Perché noi come regione dovremmo anche gestire dei fondi ordinari, classici. Così come la gestione dei fondi POR è apparsa in questi anni assolutamente errata, assolutamente fuori luogo. Nella programmazione passata, 2002-2007, nel Mezzogiorno, in pratica abbiamo speso il 54% delle risorse che ci erano destinate. E che cosa sta succedendo adesso? Siamo al 2013, quindi programmazione 2007-2013, siamo appena al 25% delle risorse già speso, un vero e proprio disastro, con una macchina burocratica pesantissima e progetti fatti male, siamo pieni di progetti discutibili. Questa è una tabella che è apparsa sui giornali qualche settimana dietro, fino a ottobre, ed è una tabella estremamente esplicativa di quello che sta avvenendo. Siccome ci sono parecchi numeri, il rischio è di perdersi, allora io vi propongo l'attenzione solo quei quadratini rossi, che fanno riferimento agli stanziamenti che l'Europa ci ha dato con riferimento a quattro assi strategici. Guarda caso, i quattro assi più importanti sono anche quelli più penalizzati. Il primo è l'asse ricerca, innovazione e sviluppo, il quarto è qualità della vita e inclusione sociale, il 6 riguarda i trasporti, è quello di cui parliamo questa sera, e l'ottavo riguarda le città, le aree urbane, i sistemi territoriali. Bene, in tutti e quattro i casi stiamo sotto il 25% grosso modo della spesa. Siamo veramente alla debacle, perché come si diceva prima, questi fondi in questa occasione o si spendono o si perdono. La regola nuova della Commissione europea per questa partita di programmazione stabilisce che verranno, come dire, forniti, offerti come opportunità finanziarie solo quei fondi che effettivamente saranno giustificati, ovvero saranno rendicontati a piedi vista. Se noi spendiamo una certa somma a dicembre 2015 perché la programmazione permette due annualità di estensione, bene, altrimenti tutto quello che non è speso viene perso. E stiamo veramente combinati male, perché a fine 2013 queste sono le percentuali di cui stiamo parlando. Riguardo ai trasporti più specificatamente, questa è la tabella di marcia prevista dall'amministrazione Scopelliti. Il primo anno 16% di spesa, al 2010. Poi bisogna arrivare al 33%, al 50%. Nel 2013 dovremmo essere al 68%. Bene, non siamo al 68%, siamo al 23% come indicato in alto. Quindi praticamente siamo 44 punti percentuali sotto. Il che è gravissimo, perché stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Per cui quando si dice che non ci sono le risorse, si dice una sciocchezza madornale. Le risorse ci sono, ma stiamo giocando con il fuoco. E quindi da qui parte la consapevolezza che non si possa andare avanti ancora una volta con questa logica, e bisogna perseguire strategie diverse. Per questo affermiamo l'opportunità di abbandonare la politica delle grandi opere e di puntare invece ai trasporti ecosostenibili. Si tratta di strategie di riequilibrio, perché qui sta avvenendo uno squilibrio continuo. Abbiamo uno squilibrio fra il nord e il sud della spesa, tra le grandi città e le piccole,
tra gli aree urbane e aree interne, tra centro e periferia, tra utenti ricchi e viaggiatori poveri, tra gomma e ferro che si dica, tra mobilità motorizzata e mobilità dolce. Bisogna assolutamente invertire questa tendenza. Questo approccio presuppone una consapevolezza, che i nuovi progetti, le nuove realizzazioni, le nuove programmazioni debbano essere partecipati, ovvero vanno coinvolti sin dall'inizio i cittadini. Correggere una programmazione sbagliata è difficilissimo, come avremo nel caso di Cosenza, che una volta innestato un processo, un progetto, poi arrestarlo diventa complicato. Allora bisogna pretendere invece che i progetti vengano discussi prima che si metta mano all'opera poi in maniera definitiva, e bisogna basarsi su delle considerazioni di buon senso. Queste immagini sono immaginette esplicative di quello che si può fare in un contesto urbano. Poche battute anche qui e poi andiamo alla metro di Cosenza. Noi intanto non diciamo no al trasporto pubblico. Il trasporto pubblico è essenziale in una città per mille ragioni, una tra queste è rappresentata nella figurella. Sostituire un'immagine come quella a sinistra, in cui abbiamo un tappeto, un tessuto di automobili e quindi un dettaglio della città, una situazione di congestione, di inquinamento, con un'immagine come quella a destra, è una cosa da auspicare. Un autobus può trasportare regolarmente di 60 automobili, una vettura di un treno può trasportare appunto 75 persone. Si può ottimizzare l'uso dello spazio urbano, migliorare la qualità della vita significativamente. E se vogliamo ragionare sempre di trasporto pubblico, è vero che le nostre città sono male organizzate, ma sono anche sottodotate. Soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, noi dovremmo avere un autobus mediamente ogni 1000 abitanti, secondo uno standard italiano. Se andiamo in Europa è ancora peggio. Nelle molte città, compresa Cosenza, non hanno la dotazione che dovrebbero avere. Giusto per fare un conto, se immaginiamo 120.000 abitanti per Cosenza, Cosenza e l'agglomerazione, dovremmo avere circa 120 autobus in dotazione, mi risulta che sono circa la metà. E quindi abbiamo un deficit di offerta, ma ci sono 100 modi per agire con la città cercando di migliorare la possibilità di movimento dei cittadini in maniera ecologica, compatibile, sostenibile. Mi riferisco ai sistemi di trasporto a domanda, ai sistemi di condivisione dell'autovettura, ai sistemi di autobus intelligente di ultima generazione. Su questa slide mi soffermo un minuto in più perché la riprenderò dopo parlando appunto di un'alternativa alla metro a Cosenza. BHLS è una sigla volutamente richiamata in gergo inglese, ma sta ad indicare autobus a elevato livello di servizio. Di che si tratta? Vuol dire che la scoperta dell'acqua calda. In Europa si vanno moltiplicando queste esperienze. Sono autobus molto lunghi, ci sono autobus ormai da 24-26 metri, doppiamente articolati, però di grande qualità, che sembrano dei tram, ma costano molto meno. Le stazioni lungo la linea di autobus di questa natura sono equipaggiate quasi come dei tram, vi sono degli equipaggiamenti e delle tecnologie avanzatissime, insomma in tutto e per tutto sembrerebbe un tram, ma qual è l'elemento interessante? È che a differenza di un tram non sono vincolati alla rotaia e quindi hanno la flessibilità, le qualità di un autobus, ma senza i vincoli e i costi di una linea tranviaria. La capacità di trasporto è di tutto rispetto, sono sui 1.000-3.000 passeggeri ora per direzione, sono autobus confortevoli, danno un'identità alla città, sono molto graditi dai cittadini. Non è un caso che negli ultimi 6-7 anni in Europa i progetti relativi a questa tecnologia si vanno moltiplicando. Se poi si adottano autobus elettrici a metano, l'inquinamento si azzera. Quindi si costruisce un sistema di trasporto pubblico un po' singolare, se volete, ma accattivante. Le linee sono ben contraddistinte, sono caratterizzate da forme di privilegio nell'uso delle corsie, vi è la priorità in corrispondenza degli incroci, sono una serie di artifici che li rendono, ripeto, molto molto interessanti. Ma ci sono altre opportunità, noi le rappresentiamo anche ai nostri studenti nei corsi, ma è bene divulgare anche questo tipo di informazione. Si vanno diffondendo in ambito urbano i sistemi di trasporto a fune. Perché? Perché costano di meno, sono poco invasivi e offrono tutta una serie di opportunità. Così come un'altra cosa che è facile fare, a basso costo, l'integrazione tra i vari modi, autobus e treno, autobus di lunga percorrenza e autobus urbano, autobus e parcheggi.
Si tratta di interventi puntuali ma diffusi, così come si può fare mobilità dolce in città. Che vuol dire? Vuol dire, per esempio, fare in modo che su alcune aree i pedoni siano privilegiati rispetto alle autovetture. Si fanno rallentare ad arte le autovetture, non si esclude l'autovettura, quindi non è zona a traffico limitato, è ammessa all'autovettura, l'autovettura è ammessa in alcune aree, ma l'autovettura soggiace, dà la precedenza al pedone, al disabile, alla persona anziana. E lo si fa abbellendo le città. Si può fare moltissimo, si possono impiantare alberi, si può fare una politica, diciamo, di dissuasione dell'automobile attraverso queste tecniche che si vanno diffondendo anche qui a scala europea e anche nel nord Italia. Le città guadagnano in qualità e immagine. Si fanno le piste ciclabili, anche questo ormai non è più un qualche cosa di paradossale o di assurdo, ma alcune città europee hanno centinaia e centinaia di chilometri di piste ciclabili, da noi conquistare qualche chilometro sarebbe compreso. La bicicletta condivisa, esperienze banali come quella del piedibus per abituare i ragazzini ad andare a scuola a piedi accompagnati da un paio di persone, o di ciclobus, si stanno diffondendo appunto a macchia d'oro in Europa, da noi devono ancora arrivare. Così come piccole cose che riguardano l'accessibilità delle persone non vedenti, non udenti, che hanno problemi di disabilità, e tecnologie intelligenti di trasporto, anche qui si potrebbe aprire un capitolo intero. Andiamo un poco adesso, dopo aver fatto questa specie di ventaglio di possibili azioni sulle quali si può puntare con risorse limitate, però in modo intelligente, a quello che è la realtà cosentina. Qui il discorso è abbastanza articolato, potrebbe essere molto ampio. Io cercherò di focalizzare però tutto riguardo alla componente trasporto pubblico, quindi non voglio discutere per esempio di standard stradali, di mobilità dolce, di tecnologie ITS. Voglio soltanto fare una riflessione circa quello che è il progetto che è stato proposto alla città e quello che potrebbe essere una alternativa di progetto sicuramente più valida, a mio avviso, al nostro avviso, sicuramente più efficace per la città. Però partirei da una primissima considerazione, perché questo tipo di tabella non me la propongono purtroppo né i politici né i tecnici pagati da certi politici. Sono i costi unitari. Che significa costi unitari? Uno di noi, quando va a fare un acquisto, cerca di capire se è vantaggioso fare quell'acquisto. Quello che si fa normalmente, lo facciamo spesso noi tecnici, è di valutare, per esempio, quanto è il costo di investimento per realizzare un chilometro di infrastruttura. Per equipaggiare un chilometro di linea di autobus possiamo spendere tra poche centinaia di migliaia di euro e 2 milioni. Per un tram ce ne vogliono almeno 15, si arriva fino a 30. Per una linea di autobus di alta qualità come quella che ho presentato prima, stiamo a circa la metà. Se poi andiamo oltre, vediamo che tutti gli altri sistemi costano di più. Una metropolitana, per esempio, costa sui 50-60 milioni di euro, anche 100 in alcuni casi. Questo già sta ad indicare che a Cosenza non stiamo a parlare di metropolitane, fasullo il termine, quello che si propone grosso modo dovrebbe essere un tram e non una metropolitana. Che si distingue, ma qui c'è anche un interesse di immagine, come a dire alla città, vi stiamo proponendo qualcosa di incredibile, la metropolitana a Cosenza. Non è una metropolitana, lasciamo stare, usate i termini corretti, si propone un tram in sede riservata, protetta con alcuni limiti. Ma l'altra colonna rappresenta anche i costi di gestione, perché non basta pensare che realizzo l'opera e il discorso è finito. Una volta realizzata, i macchinisti, i guidatori degli autobus o le maestranze, la manutenzione, hanno un loro costo e anche questi sono valutabili. Per una linea di autobus possiamo spendere, diciamo, se spendiamo grosso modo 2,5 euro per chilometro di linea, se ce ne andiamo su un tram siamo a valori più che doppi, e di questo bisogna essere consapevoli. Se andiamo poi sulle metropolitane, su sistemi più avanzati, i costi lievitano. Questo è importante perché, come per l'automobile, non basta pensare che acquisto l'automobile, ma poi i costi di gestione, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, il ricambio, il carburante, e di queste cose però spesso non si parla. E allora a Cosenza si pone, noi ci siamo posti almeno, in un'ottica di pianificazione,
perché è quello che purtroppo non si fa abbastanza. Quando si va a fare una scelta così significativa, perché così rilevante anche in termini finanziari e per le prospettive di una città, la logica pone, la logica diciamo utile, la buona logica, già dire logica dovrebbe dire tutto, dovrebbe proporci quantomeno un confronto di alternative. L'alternativa potrebbe essere la metro, il tram, il BHLS, una linea di autobus o addirittura non fare nulla. La cosa strana è che nel progetto presentato dalla regione al comune, alla cittadinanza, questa specie di sequenza di alternative c'è all'inizio, ma poi non si spiega perché vengono scartate tutte le altre, si adotta quella del tram così particolare scelto, non viene giustificata la scelta. Allora perché me la proponi se alla fine non c'è una comparazione? La logica vorrebbe che dopo un confronto tra le alternative io scelga quella che mi dà il miglior risultato in termini di efficacia, di efficienza, di qualità. Questo non c'è nel progetto, è una lacuna piuttosto rilevante. Ma vediamo un poco più da vicino che cosa è un tram rispetto alla linea BHLS. Il confronto è provocatorio. Veramente il mio obiettivo è far capire che una linea BHLS è sicuramente più vantaggiosa. Mi sono di parte, ma lo sono con consapevolezza. Ma perché questo? Perché se guardiamo un tram, la prima cosa che andiamo a vedere è che cosa ci offre. La capacità di linea è uno dei parametri più importanti che i tecnici adoperano, ovvero quanti posti assicuriamo in un'ora in una direzione con un tram. E vedete che c'è una forbice indicata in rosso, tra i 5 e i 10.000 posti. La domanda di mobilità tipica per un tram, per cui si giustifica un tram, è tra gli 80.000 e i 200.000 passeggeri al giorno. Tralascio tutti gli altri indicatori. Per una linea di autobus a elevato livello di servizio, invece, la capacità è dell'ordine di 1.000-3.000, quindi siamo a un terzo grosso modo, e la domanda di mobilità per cui si può fare riferimento alla domanda è tra i 30.000 e i 100.000 passeggeri giorno. In altri termini, un tram va bene se ho almeno un centinaio di migliaia di passeggeri da servire al giorno. Se ne ho 50.000, va da sé che il tram non va bene, è preferibile un sistema alternativo. La valutazione che fa un buon padre di famiglia: se io ho una famiglia di 3 persone, non mi prendo un autobus, non ne ho bisogno, nemmeno che non sia un po' masochista o abbia soldi da buttare. Non credo sia il caso della città di Cosenza. Il confronto fra tram e BHLS ci porta anche a guardare altri aspetti. I tram hanno una bella immagine, sono accattivanti, danno l'idea di modernità, ma hanno anche dei difetti. Intanto i tempi di realizzazione sono molto più lunghi. Mettere su una linea di BHLS lo si fa in un anno. Mettere su una linea di tram, specialmente se è lunga, ci vogliono, come vedremo, parecchi anni. L'inserimento urbano è più impegnativo, ma perché? Perché ci mettiamo i cavi, ci mettiamo le rotaie, e quindi realizzare delle opere di ingegneria civile come queste è sicuramente impegnativo. Un'altra cosa, se un tram si blocca lungo una linea, si blocca tutto il sistema, che il tram che sopraggiunge alle spalle non può bypassare quello che lo precede. Quindi si crea l'accodamento dei tram e poi potete avere il blocco di un sistema con la paralisi totale anche per 2 ore, 3 ore, una giornata. Questo con gli autobus, per esempio, non avviene. Vi è una riduzione di capacità stradale maggiore nel caso di un tram. I costi di investimento e gestione sono sicuramente più alti. Ci sono dei pericoli anche per ciclisti e moto. Se poi ce ne andiamo verso la metro, ovvero verso un tram segregato, ovvero protetto, quindi si mettono delle barriere, non è più il tram europeo in cui uno può attraversare come vuole, come avviene in alcuni centri cittadini ricchi d'Europa, ma ci mettiamo delle barriere, i costi lievitano e i grattacapi per la città aumentano, si realizza quello che è l'effetto taglio, probabilmente l'effetto che è stato programmato appunto per Cosenza. Ma bisognerebbe fare anche tesoro dell'esperienza, quindi anticipo questa slide. Questa è la linea indicata in rosso di Messina, che io ho seguito come esperienza sin dalla nascita. Bene, qui nel 98 è avvenuta la consegna dei lavori. Guardate, per una città del sud è stato infatti incredibile. In 5 anni hanno realizzato 7 km di linea, è stato un record. Sono state anche lì battaglie, discussioni. Messina ha 250.000 abitanti, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Bene, questa linea che sembrava molto interessante, con un bel parco veicolare, con 15 corse l'ora,
è una linea che è fallita, sta per chiudere, non solo sta chiudendo il tram Messina, sono rimasti solo 5 autobus, ma addirittura è diventata una zavorra tale per cui sta morendo l'intera azienda di trasporto pubblico, un'azienda che è dichiarata in stato di fallimento. A Messina devono chiudere completamente l'ATM e forse nascerà una nuova azienda. Il risultato è che ci sono 600 persone che si troveranno tra poco con il problema dell'occupazione. E allora guardiamo a Cosenza che cosa si propone. Si propone appunto questa linea su Viale Parco che poi prosegue a Rende con una doppia linea e quindi abbiamo lo scartamento per poi andare a innestarsi verso l'Università della Calabria in maniera perpendicolare. Questa linea, questo è lo schema che è stato presentato dai progettisti e che io ho assunto per poi proporne uno alternativo, quindi è bene inquadrarla. Poi abbiamo la linea ferroviaria che non si parla, che sta distaccata nella parte un po' più periferica, siamo qui sotto. Questa infrastruttura dovrebbe essere lunga circa 10 km, una ventina se pensiamo all'andata e ritorno, con 42 fermate. Adesso non sto a illustrare il progetto, dirò soltanto che si tratta di un percorso molto impegnativo, tutto in area urbana, ben urbanizzata peraltro, e piena di edifici e di attività. E abbiamo 11 tram in previsione, bidirezionali, non tanto grandi, tutto sommato. Ma che cosa succede? Quello che interessa ancora più da vicino è l'esercizio. Qual è la capacità che viene stimata utile per questo progetto? È una capacità di 1600 passeggeri ora nell'ora di punta, ovvero quando saremo a regime peraltro, non in fase transitoria. Ricordate i numeri di prima, ma poi vi proporrò uno specchietto di confronto. Nell'ora di morbida si parla di circa 800 passeggeri e in un giorno 15.000 passeggeri al massimo, al top, quando saremo appunto a regime. Quindi già qui significa che stiamo immaginando un sistema che è sovradimensionato rispetto a quello che effettivamente è la domanda. Ma che sia sovradimensionato lo prova anche un altro fatto: non avendo una domanda rilevante e avendo un certo fatto veicoli, bisogna ridurre che cosa? La frequenza di esercizio, come vedremo. In effetti avremo una frequenza di 6 corse l'ora, ovvero un tram ogni 10 minuti nelle ore di punta, sono 6 ore, e invece un tram ogni 20 minuti nelle ore di morbida. Con un tram ogni 20 minuti nelle ore di morbida equivale a non vederlo. Cioè in pratica non è un tram deve essere frequente, io lo devo vedere ogni 5-10 minuti all'ora di morbida. Se lo vedo ogni 20 minuti non lo assimilo come un sistema attraente. Il costo di investimento non fosse previsto di 160 milioni di euro. Sono 3 i grandi progetti programmati dalla Giunta Lugliero e che Copelliti e Company stanno continuando a portare avanti. Quello di Catanzaro è di circa 150 milioni di euro, un altro grande progetto che non sta in piedi, lo sanno benissimo, ma perseverano perché anche lì ci sono delle lobby di ingegneri, di cemento e di politica. E poi il costo di gestione annuo, guardate bene, 3 milioni di euro l'anno, quindi non è una bazzecola, sono fondi probabilmente superiori a quelli del budget attuale dell'ATM. ATM in Italia si chiama l'azienda di Cosenza. Ecco qui il confronto di cui parlavo prima, anche qui limitandoci soltanto alle vignette in rosso. Abbiamo detto un tram 5-10.000 posti ora per direzione. Se noi nell'ora di punta abbiamo 1.600 passeggeri ora, dove ci andiamo a collocare? Sul tram o sull'autobus a elevato livello di servizio? È evidente, 1.500 sta proprio nella forbice 1.000. Stessa cosa sulla domanda, abbiamo detto 15.000. Esagerando, perché ci sono dei dati riportati che portano a 48.000 passeggeri al giorno, siamo però ancora lontani dal margine inferiore della forchetta relativa al tram. Il minimo per un tram dovrebbe essere 80.000. Capite quindi che abbiamo a che fare con un intervento sovradimensionato a tutti gli effetti. Ma questo non è un caso, badate, perché tra i progettisti ci sono degli specialisti che producono progetti metropolitane. Chi è abituato a progettare metropolitane vi proporrà la metropolitana, vi proporrà un autobus elevato livello di servizio. Ma non basta, bisogna vedere qualche altro dato, perché su questi dati che si gioca la partita. Sono i termini quantitativi e non quelli qualitativi che permettono di afferrare veramente la questione, di capire di che cosa si sta parlando. Il costo di investimento del tram è di 160, un BHLS esagerando viene a costare 80, quindi la metà. Il costo di gestione è 3,
con un BHLS siamo sull'ora di 1 euro. I tempi di realizzazione, 5-7 anni per un tram, 2, massimo 3 per un BHLS. E qui qualcuno citava bene prima il caso di Firenze, 5 anni per fare 7 km, perché eravamo a Firenze. La realtà di Messina è un po' particolare, ma guardiamo quello che sta avvenendo a Palermo. A Palermo sono partiti nel 2002 per realizzare un tram. Un anno, 2 o 3 anni fa hanno comprato anche i veicoli, tengono del deposito e stanno invecchiando, ma non riescono a completare la linea. Qualche mese fa è uscito fuori, sono passati 10 anni, e non ce la fanno. Quindi si sono proposti un nuovo obiettivo, target 2016, dal 2002 al 2016 per realizzare qualcosa di simile a quello che vediamo a Cosenza. Quindi 14 anni per fare che cosa? Una linea che probabilmente non è verificata, e siamo a Palermo che ha 500.000 abitanti, non a 120. Ma andiamo un attimo sull'ottica dell'utente, perché poi, perché un sistema diventa attrattivo, è evidente che dobbiamo anche cercare di rapportarci a quello che è la visione di un utente medio. Un utente che dal centro di Cosenza volesse arrivare ad Alcavalle dovrebbe essere motivato a scegliere il tram, ma lo farà. Allora, se dovesse appunto accedere intanto a una fermata, ammesso che non abiti proprio sopra la fermata, ci impiegherà qualche minuto, 5-10 minuti. Considerando poi che c'è un tempo medio di attesa, considerando appunto che nell'ora di punta ne passa uno ogni 10 minuti, almeno 5 minuti devo aspettare, se nell'ora di mordita devo aspettare 10 minuti. Il tempo di viaggio sono 6,5 km, assumendo la velocità che hanno proposto i progettisti, che non è detto che sia, diciamo, effettivamente poi realizzata, ci impiegheremo 20 minuti. Se poi dobbiamo fare qualche altro passo, 200 metri a piedi, altri 3 minuti. In definitiva, per fare questo tragitto ci vogliono circa 35-40 minuti. Vi chiedo qual è l'utente che scenderà a prendere il tram su Viale Parco per andare all'università. È evidente che non sarà attrattivo, e questo si ripercuoterà su quei numeri che abbiamo visto prima, che sono numeri in parte del futuro gonfiato, sono numeri al di sopra di quello che è ogni realistica, diciamo, previsione, pianificazione, che i tecnici a volte imbrogliano, i politici li aiutano, nel senso che li indirizzano, perché bisogna giustificare magari una scelta. E quindi, in definitiva, se assumessimo un'alternativa differente, e questa è la proposta che io avanzo questa sera, ma l'abbiamo avanzata in tempi non sospetti, il primo articolo di un ingegnere Cacino risale al 2009, e abbiamo scritto un altro nel 2011, quando si è insediato il sindaco Chiuto, che sembrava subito avesse capito che c'era una cantonata che lo riguardava, salvo poi a non capire perché un sindaco così illuminato, così bravo, un tecnico, poi stia a farsi calpestare in casa propria da una regione che ritiene di senso contrario. Quando mai voi fate calpestare da utenti che non sono, diciamo, che non hanno nulla a che vedere con la vostra città? Come si può essere così irresponsabili da dire: va bene, riguardo alla mia città non condivido quel progetto, ma non ci posso fare niente perché il progetto è in mano alla regione? Questa è follia, o meglio è interesse politico di basso cabotaggio, bisogna dirselo. Queste cose vanno dette al di là dell'appartenenza partitica. Con 80 milioni di euro potremmo fare una linea maestra di HLS, con altri 15 milioni di euro potremmo comprare 50 autobus per la città, perché avere una linea maestra forte non basta, bisogna creare un effetto rete, un effetto sistema. Si potrebbe realizzare una nuova stazione a Montalto, e questa è una ipotesi, se volete, provocatoria, perché il luogo più strategico per la ferrovia, Cosenza, l'area nell'agglomerazione cosentina, se vogliamo ragionare in grande, qual è? È il punto di transito per antonomasia, e quindi questo punto si trova, lo vedremo con le cartine, proprio a Montalto. Potremmo potenziare la ferrovia locale con 20 milioni di euro, potremmo comprare 4 treni al servizio dell'agglomerazione, immaginate dei treni che vanno avanti e indietro da Paola a Cosenza. Potremmo immaginare di fare delle operazioni di mobilità dolce come quelle che ho rappresentato prima per altri 10, potremmo investire per attrezzature per la mobilità intelligente con altri 10 milioni di euro, ed ecco che siamo a 160 milioni di euro. Quindi potremmo fare tante belle cose utili, razionali, intelligenti, al posto di un progetto che non sta in piedi, cominciando appunto con l'acquistare gli autobus. Ma guardando un attimo alla questione ferroviaria, dicevo prima qual è il nodo strategico, è quel triangolino, perché dalla Sipari c'è una linea ferrata che ci riporta sul Tirreno con un innesto verso Cosenza. La logica vorrebbe che
in quel punto si possa realizzare una stazione di qualità, non deve essere faraonica. Proprio a Cosenza talvolta si pensa talmente in grande per cui si realizzano delle cattedrali nel deserto. La stazione attuale è costata l'ira di Dio, è l'equivalente di quello che è avvenuto a Tiburtina di cui ho parlato prima. Una stazione in un angolo isolato, mai utilizzata, che oggi è una vergogna di degrado. Non dovremmo fare questo, ma dovremmo pensare a quello che pensavano addirittura i progettisti dell'asse universitario a suo tempo, però continuando quell'asse, guarda caso, ci troviamo proprio nel punto di innesto della biforcazione che poi porta a Paola. È una stazione spartana, una stazione bella, una stazione magari di qualità architettonica assimilabile a quella dei cubi dell'università, in modo da non interrompere il linguaggio urbanistico, una stazione ben equipaggiata dove si possano incontrare i treni principali delle ferrovie, i treni delle ferrovie alla Calabria, gli autobus che vengono dall'esterno, la linea BHLS. Per inciso è da ipotizzare un'operazione che hanno proposto dei giovanissimi tecnici, un'operazione fattibile con 4 soldi, la possibilità che un trenino delle ferrovie della Calabria che venga dalla Sila o dai Casali passi sul binario attuale delle ferrovie con lo scartamento ridotto e prosegua fino a quel punto di cui abbiamo parlato prima. Quindi Ferrovie della Calabria estendono il proprio ambito di servizio portandolo fino a Montalto, Ferrovie dello Stato lascia Cosenza anche perché non è interessata e fa un buon servizio da Sibari verso Paola in modo da collegare Ione e Tirreni in maniera efficace. Montalto diventa un po' la stazione strategica di interscambio. Ma per non lasciare appunto i cosentini senza servizi di trasporto pubblico, si possono immaginare appunto dei DHLS che vedete sono indicati in nero, parliamo della 19 e della 19 bis, ci sono molte possibili soluzioni. Quello che voglio dire è che un autobus si può inserire nel tessuto urbano tranquillamente, valorizzando addirittura l'ambito urbano attraversato, non tagliando, non mortificandolo come nel caso di Viale Parco, e servendo la città, perché stiamo al centro, le due città, la conurbazione dell'insieme. Abbiamo quindi un sistema tutto sommato più dignitoso, più equilibrato. Qui c'è un particolare riguardo alla linea di BHLS che una volta giunta all'Università della Calabria, quella linea in nero, appunto, sul tracciato peraltro che hanno proposto per il tram, potrebbe poi proseguire fino alla stazione di Montalto, per cui potremmo avere effettivamente un sistema integrato di trasporto pubblico in cui le diverse componenti gerarchicamente composte si parlano, sono equilibrate, si conformano a dare un servizio distribuito sulla città e anche interessante. L'ambito dell'autobus a elevato livello di servizio non è una sciocchezza, qualcuno dice ma di che si tratta, è qualcosa che non conosciamo. Guardate, queste cose si vanno facendo in Europa e adesso si cominciano a fare anche in Italia. Autobus da 24 metri, ma anche da 18, per Cosenza basterebbero, già circolano degli autobus da 18 metri, con un layout interno molto bello e molto curato, con pianale ribassato, sono dei veicoli con porte su entrambi i lati, cioè esistono già dei veicoli che di fatti sono dei tram, ma sono dei tram su gomma, soprattutto però non sono vincolati dalla rotaia. Hanno però delle caratteristiche, degli attributi simili, ripeto, a quelli di un tram. C'è un controllo centralizzato, c'è l'informazione in tempo reale, vi è la priorità all'intersezione, via la bigliettazione si può fare a bordo, vi sono dei sistemi di sorveglianza avanzati, si possono contare gli utenti che salgono e scendono, che sono veramente delle tecnologie abbordabili. Per questo costano un po' di più rispetto agli autobus tradizionali, ma costano molto di meno rispetto a una linea tranviaria. E queste sono immagini europee. A sinistra avete un BHLS a Nantes. A Nantes il 60% della popolazione si muove con mezzi pubblici. Sapete quant'è la percentuale a Cosenza? Siamo sotto il 10%. Nantes è una città in cui il trasporto pubblico è sempre stato considerato importante e ogni amministrazione che si è succeduta ha cercato di fare meglio dei predecessori, ma in un'ottica lungimirante, non esagerante. A destra c'è un autobus a Jönköping in Svezia, sotto l'autobus biarticolato di Zurigo e quello a destra è un autobus che circola in due città dell'Olanda. Ma potrei farvi una carrellata di almeno altre 20 città. Chiudo con alcune battute. La soluzione alternativa al tram presenta altri vantaggi.
Intanto vi sono pochi interventi infrastrutturali, quindi non c'è una spesa importante. Vi sarebbe una stazione in una posizione strategica che potrebbe dare immagine alla città, alla conurbazione, sostituendo quella degradata di Vario Lisi. Si potrebbe configurare una cucitura urbana organica legando le diverse componenti cittadine e quindi realizzare qualche cosa di interessante, peraltro collegando bene la città con l'Interland. Si può dare una risposta diffusa al territorio, quindi non concentrata solo per alcune fasce di utenti che saranno quelli che abitano lungo la linea, ma rendendo servizio a una fascia territoriale, quindi di abitanti assai più ampia. Si potrebbe ancora valorizzare l'ambito universitario con un'ottica ecosostenibile, si può dare anche, badate, non è una banalità, un contributo al consolidamento demografico dei paesini, perché se il sistema funziona bene, immaginate un cittadino che abita a Rogliano, il cittadino continuerà a fare il pendolare, se io un trenino frequente di qualità faccio il pendolare, diversamente mi trasferisco a Cosenza e abbandono i paesini, con tutto quello che ne consegue. Si tratta però di immaginare, su questo poi immagino l'ingegnere Iacino, ma anche Alberto gli daranno un po' una mano, una visione strategica ancora più ampia. Bisogna pensare che il trasporto pubblico di per sé non è sufficiente per risolvere i problemi di mobilità, c'è bisogno di un disegno della rete stradale adeguata, cominciando per mettere a norma quelle che non lo sono, che sono tante, completando alcune maglie primarie, sistemando una viabilità di circonvallazione. Poi bisogna pensare a una separazione dei ruoli tra le diverse componenti di trasporto pubblico locale, che non vuol dire che ognuno fa i fatti propri, ma vuol dire che ognuno opera in un ambito che è caratteristico appunto del suo mandato. Le ferrovie dello Stato vanno bene per i servizi a media e lunga percorrenza, le ferrovie della Calabria possono fare un servizio di adduzione, il DHLS e gli autobus possono servire dignitosamente l'ambito urbano, con operazioni di raccolta e distribuzione, le linee di pullman sovvenzionate possono coprire i collegamenti a scala provinciale laddove non c'è linea ferroviaria e si può immaginare comunque un accordo quadro tra i diversi attori. Come dicevo, questi attori operano ciascuno con professionalità nell'ambito più proprio, ma si parlano, si integrano come avviene in tutta Europa. Perché devo comprare 5 biglietti, 3 biglietti per muovermi? Ne compro uno solo. Perché quando arrivo in una stazione non devo trovare la coincidenza? Sono cose che si fanno, che sanno progettare ormai anche i ragazzi dell'università. E allora è su questo che probabilmente bisogna muoversi. Ma questa è proprio l'ultima slide, sperando di non avervi troppo annoiato con dati tecnici. Credo che bisogna appunto passare a una fase di progettazione partecipata e quindi la politica ci sta tutta. È troppo comodo programmare, progettare nelle stanze oscure e poi giocare sulla pelle dei cittadini attraverso il controllo un po' dei media e della politica. Questo significa coinvolgere i cittadini, condividere le strategie di sviluppo, immaginare di costruire anche una classe politica lungimirante, onesta e competente, perché credo che oggi questa classe dirigente manchi. Abbiamo un ceto politico, vuole dirlo purtroppo, non è un gioco da ragazzi, ma è un gioco che riguarda il futuro dei nostri ragazzi. Voglio ringraziare il professor Cattuso. Prima di dare la parola all'ingegnere Iacino e poi all'ingegnere Zimbaro, se ci sono brevissimi interventi, domande che devono essere fatte al professor Cattuso, io darei la parola proprio per un brevissimo approfondimento. Sì. Qualche domanda? No, la mia preoccupazione rispetto, siamo d'accordo sulla inutilità e sul danno di questa metropolitana proposta, quindi è stato già detto, nemmeno una parola in più. Io appartengo a quelli che hanno cambiato idea dopo proprio aver ascoltato una relazione sulla metro di Iacino e Gattuso nel 2013. Anch'io, come tanti cittadini di Cosenza, ero favorevole alla cosiddetta metro. Solamente assistente a questa discussione ho cambiato idea e questo mi ha portato a prendere anche delle iniziative, pensando che la città fosse disinformata, e così abbiamo fatto, per cui abbiamo fatto un primo convegno, proprio una riunione pubblica
un incontro con i cittadini sulla metro, abbiamo scritto degli articoli e poi abbiamo fatto anche una raccolta di firme contro la metro che abbiamo consegnato al sindaco Chiudo e da quale aspettiamo una risposta, una convocazione del Consiglio Comunale. Io rispetto, quindi, da potessimo no a questa metro, abbiamo fatto il comitato e noi ne facciamo parte. Per quanto riguarda la soluzione alternativa, si avvia un confronto, questa posizione espressa dal professore Gattuso è una posizione interessante, a me interessa sottolineare un aspetto, e cioè noi non possiamo permetterci il lusso, certo io non ho strumenti di analisi approfonditi come i tecnici di Accini e Gattuso, però mi pongo un problema urbanistico per la città di Cosenza. Uno spostamento della viabilità ferroviaria su Montalto potrebbe avere il rischio, potrebbe prospettare il rischio di un'ulteriore emarginazione della città di Cosenza. E il collegamento con il bus suggerita potrebbe essere marginale con rispetto all'area urbana che si propone come struttura urbanistica del futuro. È un rischio per la mia città, sul quale io qualche perplessità mi sento di dover esprimere. La nostra proposta, la mia soprattutto, perché l'ho già scritta, e anche una parte del comitato è d'accordo, è per il riuso dell'esistente. E per il riuso dell'esistente noi intendiamo intanto che invece della metropolitana, che intanto invece di questa metropolitana possiamo spendere queste soldi per la valorizzazione di tutta la struttura delle ferrovie delle gallo locali. Sia quella che riguarda il tracciato per Catanzaro, sia per quella che riguarda il tracciato per la Silla, sia per quel che potrebbe essere il tracciato che ci collega in maniera autonoma rispetto alla ferrovia dello Stato con Paolo e con Cipro. E in questi progetti, in questa proposta, noi proponiamo come porto di ingresso ferroviario a Vagliolise, perché anche Vagliolise è un'altra struttura esistente, un'altra ferrovia esistente, è un'altra di quelle strutture che noi dobbiamo riutilizzare, perché altrimenti a furia di costruire sempre il nuovo, il vecchio rimane marginalizzato. Non so che uso ne possiamo fare di quell'area e soprattutto dell'area di via Verona. Quindi il progetto, la proposta che noi facciamo, ma ovviamente non possiamo andare nelle tecniche, è una proposta di tipo urbanistico, perché da Vagliolise noi la riteniamo la porta d'entrata dell'area urbana. Non è la porta d'entrata di Cosenza, la porta d'entrata è tutti i bus che provengono dalla provincia di Cosenza dovrebbero essere asportati a Vagliolise. Allora Vagliolise, tra la ferrovia di Paola, la ferrovia di Sibari, quella di Catanzaro, la metropolitana, o comunque il collegamento rapido per l'università di Sibari, tutta la circolazione ex urbana completa da Vagliolise, dove c'è una struttura che già accoglie, dove ci sono i parcheggi a centinaia che già esistono, da lì poi si possono irradiare verso le altre aree della città, verso Montalto, verso Rende, verso Castiglione, verso Castrolibaro e verso il sud della città, perché il problema che noi abbiamo è quello di valorizzare anche il sud della città di Cosenza. Noi preferiamo un collegamento sulla ferrovia delle Campo Lucane che vada per la Presila, pedaggi a Prigliano e vada al Saluto, collegamento ferroviario fino a Catanzaro. È un progetto alternativo a quello che ci viene proposto di Montalto, ce ne rendiamo conto. Io non mi posso permettere di sostenere il discorso economico e il discorso tecnico, però dal punto di vista urbanistico credo che una fuga verso Sibari è un ulteriore condanno della città di Cosenza alle marginazioni. Grazie per questo intervento. Non so, prima di continuare volevo ricordare appunto che i nostri relatori avranno la pazienza di ascoltare anche le altre richieste. Io adesso farei rispondere ai due. No. Andiamo avanti. Benissimo, allora vorrei far fare gli interventi successivi dopo l'intervento dell'ingegnere Iacino ed eventualmente dopo l'intervento dell'ingegnere Zipolo. Questo per poter, come dire, dare a loro la possibilità di parlare e a noi di ascoltare quello che loro devono dire, così anche gli interventi saranno sicuramente più utili e interessanti. Quindi
passerei la parola all'ingegnere Iacino, che tra l'altro è stato sindaco di Cosenza, quindi può lui, anche dal punto di vista amministrativo, avere la possibilità di comunicarci qualcosa di importante e di interessante rispetto a questa problematica. Grazie. Dopo l'illustrazione del professor Gattuso, penso che diventa difficile aggiungere qualcosa. Io tento di spostare il tiro, nel senso che la valutazione che noi facciamo è di un errore metodologico, nel senso che il problema della mobilità e dei mezzi che vengono a valle di analisi, di valutazione, di indagini, di confronti, qui si è un po' rovesciata la questione, senza valutare quali erano le peculiarità di queste aree. Qualcuno ha deciso, facciamo una metropolitana. È mancato il confronto tra le soluzioni, lo diceva Gattuso. A scuola, già nei primi anni ci dicono che quando si fa un progetto bisogna confrontarlo con più di una soluzione. Vanno confrontate, vanno analizzate, vanno scattate, vanno riprese, vanno verificate, vanno tarate. Cioè tutto un processo dinamico che porta alla soluzione. Qui si è partito da una soluzione e non si è partito così. Ed è il primo dato che ci allarma. Se questo avviene e le decisioni avvengono in aree ristrette di valutazione, non negli organi elettivi, che non mi risulta che il Consiglio Comunale ne abbia discusso, ne abbiano valutato. Però c'è la prima cosa da fare, vedo che c'è anche un consigliere di opposizione, è chiedere che nei consigli venga ascoltata la relazione di Gattuso, in modo tale che su questa relazione si apre una discussione. E chi è d'accordo dovrà indicare perché è d'accordo, perché è contrario, e dovrà sostenere le tesi che porta avanti qui. C'è un altro dato che allarma qui a Cosenza. Nell'aria. Tutti i partiti sono d'accordo sul momento, senza valutare, senza conoscere, senza toccarla, senza discussione. È vero che mancano le sedi, i partiti e i luoghi delle discussioni e quindi di conseguenza le scelte, ma almeno le istituzioni dovrebbero aprire una grande discussione, valutare, ragionare, illustrare e proporre. C'è che un sacrificio per il professore Gattuso, ma che facciamo nelle strade, nelle piazze, dove si dovrebbe sacrificare e illustrare quello che ha fatto. Ci sarà difficile che qualcuno poi dica ma. Quindi dobbiamo mettere in crisi sul piano del ragionamento, della razionalità, degli interessi della collettività. Nel mio studio c'è il giuramento che ho fatto. Mi è capitato di leggere proprio ieri quando sono stato confermato al prefetto di Giro, giuro di essere ferro e di amministrare nell'interesse pubblico. Cioè, quelli che sono a favore della metropolitana, gli amministratori, fanno una scelta che si trasferisce in un bene per la collettività, punto interrogativo, e lo devono dimostrare. I cittadini sono stati informati, si è aperta una discussione, una valutazione. Qua compare sempre la stessa immagine in tutti i giornali. Noi non abbiamo fatto il tempo e ce ne scusiamo, stiamo preparando un filmato di simulazione di rendering in cui noi simuliamo quello che succederà lungo il tracciato con la realizzazione. Bus, dove, come, sul Viale Parco, sulla 19, nella piazza Borromeo. Adesso approfondendo io
nella sporcita. Questo progetto prevede un collegamento sofferto tra Maglioriso e via poi immaginate due rotaie che partono dalla stazione Maglioriso, tagliano via Popini, tagliano la strada, tagliano le parti, per fare che cosa? Ma la stazione c'è, cioè, drammatico. E se qualcuno viene da nord deve andare all'università, si chiama Castiglione. Da sotto non può venire, perché la stazione da sotto non arriva nessuno, quindi chi nella stagione Maglioriso è interessato a prendere la metropolitana? Quindi io vado a fare un tratto di ferrovia. Poi ci devono dimostrare, ma del dramma su Corso Umberto, perché poi qui non ne parlano mai, ma la metropolitana passerà a Corso Umberto. Binario unico. Quindi ci sarà un terminalità che ritorna, che deve andare a Piazza di Corno, deve attraversare di fronte al Palazzo dei Bruzzi. Queste scelte li vogliamo mostrare ai cittadini che poi dovrebbero costruire, perché i destinatari di ogni opera non è che sono gli amministratori, penso che siano i cittadini. Si fa un'opera, si valuta. Si deve anche parare l'interesse. Quindi è opportuno che venga chiesto questa illustrata cittadina. Noi lo faremo. Professore Gattuso, chiederemo anche sacrifici. Noi vogliamo capire, dire, fare comprendere quelli, non quelli che sono sensibilizzati, quelli che non sanno. Quindi c'è un problema politico. Come si può arrivare ai cittadini? Questa legge quasi non c'è, ma sono migliaia di interessati. Come ci arriviamo? Faremo delle iniziative pubbliche, parleremo con i preti in nome di Francesco di far citare le preghiere nelle chiese, perché qualcosa dobbiamo fare, se no a questo punto si è interrotto. Io penso in Italia, ma qui è più visto, si è interrotto il rapporto cittadini, istituzioni, cittadini, in classe politica. Quando avviene questo? Ma è voluto. Mi chiedo un sospetto che questo è voluto. È voluto perché se io faccio una cosa e la illustro, è contingente, se è utile, e cerco di illustrarla, cerco di avere consenso, cerco di avere dalla parte delle soluzioni. Non è che faccio te, ma se io la nascondo significa che c'è qualcosa che non va. Quindi la nostra idea è che lo faremo, questo sforzo illustreremo, cercheremo di farlo capire, lo faremo, non lo so dove, ma dobbiamo trovare sedi per attivare questa comunicazione. I ragazzi che si delle scuole non lo so, non saprei. Vanno riattivati i rapporti e anche chiarito il fatto, io potrei limitare a leggere le dichiarazioni del sindaco di Cosenza. Il sindaco di Cosenza, no, mi pare poco. Oltre rappresenta, basta due parole, lui dice, scrive. Così come è stata prevista, cioè lui la sa, lo conosce, creerebbe uno scempio urbanistico, detto da un architetto. Scempio è una parola pesante, non un guasto, non una turbativa, uno scempio. Oggi è sì. Il sindaco, e questo l'ho controllato, da quando abbiamo fatto l'intervento, ha parlato di tutto, siamo tranquilli. Ma il sindaco della città dopo lui dice queste cose, deve poi non può mettersi la firma dopo queste cose. Altrimenti domani diremo, tu hai voluto lo scempio e tu hai consentito proprio l'inizio. Cioè uno fa un
una valutazione e poi si comporta in modo opposto. Beh, questo è il capito, questo è il problema di democrazia. Io mi soffermerò su pochissime cose. Professore Gattuso ha accennato. Quindi, se tu date in carica a qualcuno di dire progetta una metoda, gli ha detto, fai uno studio, analizza, indici una soluzione, dici i costi, fai una valutazione. E poi giustificandola, perché hanno cercato di farla diventare sempre più costosa, più pratico, con la ferrovia costa. E per giustificare mi detto no, qua ci sono oggi 40.000, non è scritto 40.000 al giorno. Allora, c'è un professore che fa questo mestiere. Quando si fa una valutazione sui utenti, e c'è anche su tutti i metodi, un approccio scientifico, io individuo l'area di attenzione, si fa il censimento delle famiglie. C'è un vecchio di 80 anni, difficilmente abbia. E ci sono bambini meno di 10 anni poi, se c'è uno che è impiegato in tutto caso per noi. Quindi io in famiglia per famiglia devo individuare i soggetti potenziali a realizzare la difficoltà, sì, sì. E arriva un gruppo, poi vai all'ospedale, ci sono 1000 dipendenti e sai dove sono residenti e che c'è gente fanno casa lavoro e perché così si fa. Poi vai al comune, vedi i dipendenti, poi vai alla provincia e dopo questo censimento tu individui una quota di persone che sono potenzialmente interessati a utilizzare giornalmente o saltuariamente. Poi fai un'altra sottovalutazione, l'orario di utilizzo. Chiaramente l'impiegato utilizza al mattino e lo utilizza quando torna a casa, in due fasce orarie. Poi vedo gli studenti, la scuola di studenti, c'è una politica di costruire alloggi all'università. Gli studenti interessati sono sempre di meno. A questi utenti potenziali devi togliere quelli che utilizzano le linee pubbliche, perché un consorzio c'è sempre una parte che utilizzerà. Il sindaco dice 2000, ma non si può, diciamo 3000. Quindi qui si deve parlare no di un errore, di un falso. L'italiano non è una lingua semplice, errore è una cosa, falso è un'altra. Nel progetto c'è un dato falso. Siamo affermati, non sbagliato, falso, cosa diversa. Cioè per giustificare un progetto avete dato dei dati falsi. Un politico che analizza, verifica, chiede spiegazioni, vuole dimostrare come si fa, questi numeri come ci siete arrivati. Ce lo avete dimostrato. Quindi da questo punto di vista è così paradossale la cosa, la cosa che a noi ci lascia perplessi, ma è possibile che non si riesce a capire che ci sono elementi che contrastano con il buon senso, una minima professionalità. E quindi mi pare che ci sia questa risposta. L'osservazione che voglio fare è che non c'è solo interesse. Voi amministratori, mi state assumendo la responsabilità di realizzare un'opera che certamente andrà con forte disavanzo, perché questo lo dicono pure loro. Ma il disavanzo dei comuni, chi li paga? L'amministratore che ha sbagliato o i cittadini? E quindi noi li dobbiamo chiamare in causa. Voi sui nostri bilanci state mettendo un'ipoteca, perché non paga chi prende il pullman. Ma no, paga il cittadino che non lo prenderà mai questo caso. È giusto un costo sociale. Ma se il costo sociale non è motivato da un interesse collettivo, è un reato. E voi state ipotizzando anche i fatti sindacali.
non lo potete fare, cosa. Quindi guardate come la debolezza della politica, siccome non ci sono forze d'opposizione, diciamo l'opposizione c'è una rete, è che l'opposizione c'è. Scoperlitti per quello che faceva la gente, lo ero. Allora il problema è, non è tecnico, la tecnica serve, ma qua tu lo dicevi, poi il problema è politico. Io per alcune semplici considerazioni invece su un aspetto più ampio. Questo può quasi la metro dopo. Però stiamo un po' studiando, ci piace, ci ho fatto. Il problema è che è più basso, perché la metropolitana è un'asta, ma la deve inserire in un contesto più ampio. Noi stiamo lavorando per uno studio della mobilità nell'area urbana, urbana, territoriale. Perché? Noi pensiamo che Cosenza non è chiusa niente con degli amministrativi. No. Noi immaginiamo così, chiamiamo il nostro progetto città cattolica. E quindi c'è necessità di uno studio più organico, più complessivo, più puntuale sull'area che è interessata. E quindi anche il pendolarismo, i collegamenti con i centri minori, le infrastrutture stradali, il legame, la rete. E quindi una società si muove come e quando, e anziché quindi avere questa visione più complessiva di un territorio, noi pensiamo a un'asta, ma l'asta, ci sono pure dei medici, è un sistema è errorato, certamente con una serie di percorsi. Quindi da questo punto di vista noi pensiamo che il salto, poi si vedrà se mutato, se mutato, perché non è che il professore era Tuse, e noi facciamo una provocazione. È giusto discuterla, metterla in discussione, verificarla, chiarirla. E quindi da questo punto di vista io penso che l'incontro della vostra iniziativa è importante per trovare il modo di fuori mi sono ripartito, perché non mi sono più i leader, non lo chiamano neanche. E allora a questo punto dobbiamo trovare però qualcosa che dovete fare più in fondo, no? Noi possiamo farlo così, ci chiamano ex, ci chiamano retrovax, tu ex, lo eliminiamo, è tanto esperienza, non è che ha preso la pelle, gli ex quelli, gli ex quelli, e quindi anche per la Calabria c'è l'ultima battuta. Noi stiamo lavorando, visto che facciamo fatica a cangiare l'Europa, noi non rinunciamo all'idea di agganciarci all'Europa, però vogliamo fare una provocazione. La Calabria e il Mediterraneo. Cioè, la Calabria, se rimane l'ultima regione dell'Europa, fa fatica, perché le aree periferiche, e lo sviluppo, e la Grecia, che fatica, e ne voglio diventare la prima. Cioè la Calabria, stiamo lavorando su quest'idea, la Calabria come prima regione che guarda al Mediterraneo, perché il Mediterraneo, se non sarà domani, sarà più 5 anni, 3 anni, il nord dell'Africa sarà una grande area nuova, potenziale di lavoro, di crescita, di ricerca, di rapporti, cioè le università calabresi devono avere rapporti permanenti, continui con l'Africa, con i paesi del Mediterraneo. Quindi la Calabria diventa la prima e l'Europa venite. Noi siamo la punta che rapporta il continente con. Cioè in Calabria è congiunto. C'è bisogno di chi conosce la storia. Gli amministratori devono aver studiato la storia dei fondi e devono capire di sociologia, devono capire di processi, di crisi, perché noi ci troviamo di fronte a una crisi vistosa in Italia. Non si risolve con le piccole chiacchiere, bisogna mettere anche queste
questo piccolo progetto fa parte di un'incultura. 160 miliardi, dice no, lo dobbiamo fare, se no lo perdiamo. E allora gli italiani non vengono pace, loro non vogliono, la spreco e perdo. Se tu ripeti, qualcuno si recupera, quindi ripeto un segreto, mi prende due, mi dico un altro, pure dire, ripeto oggi, mi dai domani. Ma se io lo spreco, se questi 160 miliardi vengono sprecati, se si dovesse realizzare, portano anni e non fanno vantaggio di nessuno. Cioè, qual è la giustificazione che sono credo Giordano ha sentito? Ma noi non possiamo rischiare di mettere in soldi, perché se non diventi, a parte di perdere uguali, però io voglio dire anche se non li perdi. Tu vai all'Europa e dire quest'anno non l'ho potuto utilizzare, ho avuto questi problemi. Adesso facciamo un'altra cosa. Quindi da questo punto di vista io penso che bisogna risolvere questo problema, queste considerazioni devono essere non già fatte ai cittadini, perché se non si crea il forcone, comincia a decidere un momento politico, non ci scherziamo noi qui forcone, ma perché nel cuore della società sta maturando una proteina, e quindi non vogliamo mettere il forcone, portare ragionamento, portare riflessione, fare da pensare, stimolare gli amministratori, aprire un dibattito nelle assemblee, discutere di queste cose. Quindi, da questo punto di vista io penso che anche l'incontro di questa sera, questo io ringrazio, può essere un sasso che ci aiuta a mettere in moto ragionamenti più interessanti. Grazie. Grazie. Stiamo registrando tutto, quindi tutto quello che noi adesso di cui adesso discuteremo potrà essere ritrovato sul web fra un paio di giorni, quindi basterà digitare su Google metropolitana leggera, no alla metro sia al viale, si troverà esattamente quello che abbiamo detto. Prima di dare la parola al professore Zipalo, docente di tecnica di pianificazione urbanistica a Cosenza, c'erano alcuni interventi, soltanto uno molto velocemente. Io vorrei sapere se c'è la Emma di Controverso, studentessa dell'Unical, se come poco fa ha fatto egregiamente in termini molto rapidi il collega che l'ha preceduta, può illustrare così la sua posizione e chiedere magari qualcosa e poi il professore Zipalo risponderà. Allora, in particolare noi siamo già da diverso tempo sensibili a quelli che sono le problematiche del trasporto pubblico urbano, interurbano, in particolare dell'area di Cosenza e dell'area urbana. In particolare è una notizia di ieri, quella che secondo la quale la Commissione Bilancio della Regione Calabria ha approvato l'aumento della tariffa di trasporto pubblico calabrese. I fondi di bilancio non sono sufficienti e in particolare si ragiona di una maggiore riduzione di questi fondi stessi. In più tutto questo andrà a ricadere su quelle che sono le spese dei cittadini, quindi andrà a ricadere direttamente sulla tasca dei cittadini. In più pensiamo che noi pensiamo che l'attuale servizio pubblico urbano sia un servizio pubblico del tutto inefficiente. Ricordiamo che all'interno dell'area urbana Cosenza Rende circolano due autolinee, l'Amaco che è una municipalizzata, mentre il consorzio autolinee è una ditta privata che continua a speculare su quelle che sono le esigenze dei liberi cittadini che dovrebbero circolare all'interno dell'area urbana liberamente. Noi ricordiamo che queste due aziende non ricoprono interamente quelle che sono le esigenze dei cittadini, in quanto il servizio non è strutturato
non è strutturato, non c'è un piano urbano del servizio, e in più non ci sono, le tariffe sono altissime, sono delle tariffe che soprattutto per noi studenti risultano quasi inaccessibili. Ricordiamo che per prendere il pullman anche solo due volte al giorno si arriva quasi alla cifra di 5 euro e per uno studente sul proprio bilancio personale 5 euro sono alquanto costose. In più, perché un cittadino o uno studente dovrebbe essere agevolato a prendere un servizio pubblico se dopo le 20, così come abbiamo visto anche dalle slide del professor Gattuso, dopo le 20 non esiste più un collegamento urbano all'interno della città? Io da studentessa che vivo ad Accavacata, volendo venire un pomeriggio o una sera a Cosenza, non ne ho la possibilità pratica se non con un mezzo proprio. E lì, cioè qui vediamo il servizio pubblico dov'è? Cos'è per le nostre amministrazioni e per le nostre istituzioni il servizio pubblico? Da che cosa viene garantito? Da una grande opera che secondo i grandi porterebbe sviluppo, ma lo sviluppo che cos'è? Dobbiamo riprendere il concetto dello sviluppo, anche perché le teorie sviluppiste sono andate a cadere, così come sono andate a cadere tutte le altre teorie che pensano che le grandi opere siano il risultato di una crescita di una città, cioè costruire una città sulla falsariga di quelle che sono le città europee, con grandi opere, con grandi infrastrutture, ma nel nostro piccolo ancora nel 2013 non abbiamo un piano integrato dei trasporti all'interno della nostra città. Per non parlare del fatto queste grandi opere all'interno del territorio non portano altro che una proliferazione di interessi personali delle aziende e di chi gestisce queste aziende. E in più bisogna capire soprattutto che l'impatto ambientale che apporterebbe una struttura del genere alla città non consente altro che dei lavori che potrebbero durare, come si è detto prima, dai 10 anni in su. Ricordiamoci che ancora abbiamo una Salerno-Reggio Calabria che sono quasi 40 anni e ancora si devono fare deviazioni e sembrano davvero le autostrade del terzo mondo. Quindi immaginiamo la cantierizzazione della città, già è difficile percorrere nelle ore di punta la città. Come si arriva a Cosenza? In 40 minuti siamo arrivati prima in bici, siamo venuti in bici dall'università, nonostante non ci sia un collegamento di una pista ciclabile dall'università fino a 4 miglia. C'è la pista ciclabile da 4 miglia fino a Cosenza, ma da 4 miglia all'università non esiste un vero e proprio raccordo con la città. Abbiamo impiegato 40 minuti, quando impiegherebbe la metropolitana leggera? Che agevolazione ho io a prendere una metropolitana leggera? Per non parlare dei costi del servizio stesso, quanto verrebbe a costare un singolo cittadino ad un singolo cittadino la metropolitana leggera? In più noi pensiamo che questa situazione non farebbe altro, cioè questo fatto non farebbe altro che aggravare quello che è il servizio pubblico, se non proprio tendendo a cancellarlo. In più noi pensiamo che dobbiamo qui, da questa assemblea, dobbiamo pensare ad alcune rivendicazioni da portare avanti non solo noi come studenti, ma anche voi come cittadini e noi in primis come studenti e cittadini di una città che comunque ci ha accolto, una città che in un modo o nell'altro ha preso del buono di quello che portano gli studenti alla città. In più noi pensiamo che, così come diceva il professor Gattuso, pensiamo che accrescere la linea ferroviaria e anche incentivare una linea ferroviaria come quella che ormai si sta sempre di più destrutturando, una linea ferroviaria che potrebbe benissimo collegare Cosenza all'università, utilizzando le vie di percorrenza già esistenti e in più anche creando un servizio navetto ecologico dalla stazione di Castiglione Cosentino fino all'università. Sono pochissimi chilometri. In più, rubo altri 2 minuti perché... No, giusto 2. Perché penso che queste cose che sto per dire sono delle cose condivisibili dall'Assemblea, in quanto pensiamo che
prima di tutto si debba pensare a una tariffa agevolata per le fasce meno abbienti e per gli studenti, per poter appunto consentire agli studenti e alle fasce meno abbienti di non poter di non prendere un servizio, di non prendere una macchina propria, un mezzo proprio, ma di poter usufruire dei servizi pubblici. In più, una noi pensiamo che sia importante una rimodulazione razionale delle tratte e orari di percorrenza con un nuovo piano di trasporto, perché serve alla città di Cosenza in primis un nuovo piano di trasporto. Un servizio di qualità dei trasporti locali che sia realmente efficace nel soddisfare un pieno diritto alla mobilità, puntando ad un sistema equo e sostenibile. Non ricordiamoci della sostenibilità sia ambientale che economica che deve consentire che deve attuare il trasporto pubblico all'interno della nostra città. È l'istituzione di un servizio notturno che di collegamenti urbani, perché dopo le 20 è impossibile viaggiare dall'università fino alla città. In più, noi pensiamo che sia importante e forse la cosa principale da fare, noi dobbiamo tentare alla ripubblicizzazione totale del servizio con una relativa creazione di un'agenzia pubblica da incentivare in base ai servizi offerti e disincentivare il trasporto privato con le relative tassazioni, perché il problema essenziale è che ormai i servizi stanno rischiando la totale privatizzazione. Noi dobbiamo pensare anche al trasporto pubblico come un bene comune, così come assumiamo tutte le cose come un bene comune. Quindi la ripubblicizzazione ci potrebbe consentire benissimo di organizzare anche a livello cittadino e creare una virtuosità all'interno della città, perché noi possiamo creare anche una città virtuosa con delle nuove attuazioni all'interno del sistema e dell'assetto urbano. In più pensiamo che queste aziende nel momento in cui... Un po' più breve, se dovresti concludere. Va bene. Allora, noi pensiamo che nel momento in cui queste aziende non consentano un pieno svolgimento del servizio e fruibilità del servizio, dovrebbero essere letteralmente espropriate, perché noi come cittadini e come pubblici, come persone che comunque accedono a questi servizi pubblici, così come il comune, dovrebbe togliere queste aziende all'interno della città per consentire appunto una ripubblicizzazione del servizio tutto. E concludo, grazie. Grazie, l'ultimo intervento, ultimo ma non ultimo, naturalmente quello del professor Zifaro, tecnica di pianificazione, docente di tecnica di pianificazione urbanistica a Firenze. Ricordo che tutti questi interventi verranno messi online, quindi sarà possibile risentirli e rivederli per i prossimi mesi. Insieme a Firenze volevo iniziare questo intervento ricordando un collega di Cosenza, di recente mancato, che era un sociologo, ma un sociologo che si occupava molto di problemi del territorio, dell'ambiente, della trasporti, eccetera, che era Osvaldo Pieroni. Abbiamo discusso tante volte di queste problematiche e i suoi spunti erano sempre importanti. Lui era uno di quelli, tra l'altro, che aveva tirato fuori per l'area di Cosenza Rente, per meglio rallegrare questa espressione, che aveva un libro di Pino Scaglione, Los Angeles, che poi da noi tiravamo fuori in maniera ironica per dire sta diventando una città, non città, che Los Angeles è una città, regione, senso città dove c'è ricchezza, che però va continua a produrre spreco ambientale e territoriale che viene sperperata. Una delle regioni più ricche del mondo sta diventando una regione come il nord-est italiano, pieno di crisi. Los Angeles invece non parte da queste condizioni di vantaggio, ma ha sprecato in questi decenni una delle risorse più importanti che ha, che è il suo territorio. Allora, molto è stato detto oggi, io faccio solo dei piccoli inquadramenti di una questione, per non dare, non bisogna convincere nessuno qua dentro che questo discorso della metropolitana di superficie, attenzione, molto più
pesante di quella di Messina e di quella di Firenze. A Firenze è stato realizzato del sistema di tram, perché si tratta di tram, è più leggero del progetto che è previsto qui. È stato realizzato i 7 chilometri che si ricordavano solo di una linea. Ci sono 4 linee che sono linee più impegnative che sono ferme, naturalmente non si realizzeranno mai. Anche a Messina non solo è stato realizzato solo un tratto, ma addirittura, come ricordavo da tutto, questo tratto viene messo da parte. Allora, il primo problema è inquadrare questo discorso nel discorso delle grandi opere, che ormai era uno slogan vincente degli anni che ci hanno preceduti e che facevano la fortuna da una parte di una politica che non è incapace di affrontare i reali problemi della società che siamo arrivati dove siamo arrivati, viaggiava per queste grandi immagini. L'icona è Berlusconi che va da Vespa e disegna col matitone dal ponte sullo stretto alla Pedemontana Veneta, eccetera, 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 tutte queste belle cose qua, utili e inutili. Dall'altra parte, però, questo era funzionale al fatto che noi abbiamo continuato le grandi opere a livello internazionale, non solo italiano. Pensiamo alla Spagna, una nazione messa in ginocchio dall'alta velocità. Ci siamo tutti rallegrati, infatti, andando in Spagna gli anni scorsi, c'era 5 linee all'alta velocità. L'unica linea che giustificava l'alta velocità in Spagna era Barcellona-Madrid. Tutto il resto si è creato un debito pubblico che ha messo in ginocchio, che è stata una delle grandi componenti della grande crisi economica e finanziaria spagnola. Ma in generale questo discorso delle grandi opere, finalmente ne avrete una della Cosenza, è un discorso che è servito non solo a spostare la subalternità, a accentuare la subalternità della buona politica alla cattiva politica, ma accentuare la subalternità della politica a interessi che sono più nemmeno interessi economici, sono interessi finanziari. Pensate noi che una delle prime cose che dovremmo abolire in Italia è la legge obiettivo. La legge obiettivo fatta nel 2001, che noi studiamo perché abbiamo un osservatorio nazionale, una ricerca che si chiama Movitare, a parte anche Reggio Calabria, il professor Gattuso di Reggio Calabria. Quindi osserviamo l'esito, l'efficacia della legge obiettivo che nel 2001 ha sostituito il piano generale dei trasporti e della mobilità, una lista di opere che erano dichiarate per opere e virtù dello Spirito Santo, senza una domanda, che ci fosse una domanda dietro, opere urgenti, necessarie e di emergenze strategiche. Si sono spesi tantissimi miliardi di euro per non realizzare quasi nulla. Le opere della legge obiettivo che sono state realizzate sono state la legge principale, l'alta velocità, con alcuni buchi che ancora permangono, il nodo di Firenze che mi faceva vedere Gattuso, è uno di quelli che abbiamo studiato, io ho coordinato lo studio di impatrimentare del nodo di Firenze, ora è intervenuta la magistratura, a differenza del Val di Susa dove la magistratura affianca quelli che bastonano gli abitanti, a Firenze la magistratura ha affiancato i cittadini e ha bloccato questo attraversamento di Firenze, il cui succo era questo: non serviva fare un super tunnel di 7 km e mezzo che faceva vedere Gattuso a Firenze per l'alta velocità, perché l'alta velocità già passa in superficie, aveva lo spazio per fare due binari riservati in superficie. L'unico problema di questo progetto era che costava poco, perché a fronte di 4 miliardi di euro spesi sul nodo di Milano, 3 miliardi e mezzo sul nodo di Bologna, 4 miliardi e mezzo sul nodo di Roma, 3 miliardi e mezzo sul nodo di Napoli, i Fioretti dice che noi siamo i più fessi che ci fate il progettino di superficie di 300 milioni di euro. No, vogliamo il super tunnel con la superstazione. Solo che questi soldi poi si sa che sono soldi che non beneficiano, non beneficia la collettività, alla fine non beneficia nemmeno le imprese oggi come oggi, non sono soldi che non ci sono, perché il vero che bisogna comprare,
quando noi diciamo che c'è un libro che si chiama Il libro nero, alla copertina bianca, Ivan Cicconi che è conosciuto in Calabria perché coordinava l'agenzia per il controllo degli appalti, la sicurezza degli appalti. Ma Ivan Cicconi è un grande studioso di sistemi di trasporto e di alta velocità e di grandi opere. Lui dice che le grandi opere sono funzionali al debito pubblico proprio perché ci siamo inventati una serie di cose per lo più inutili, che non, di cui non avevamo le risorse per farle, e i veri beneficiari non sono state nemmeno state più le imprese. A un certo punto le imprese sono state costrette a comprarsi i soldi dalle banche. Il vero beneficiario finale di questa operazione sono i grandi istituti finanziari, e questo è stato un ulteriore elemento di subalternità della politica e dell'economia alla finanza, per cui oggi ci troviamo all'assurdo che tutte le cose sono decise in nome di un'Europa che non è un'istituzione politica decisionale, non ha nemmeno una politica economica comune, ma c'ha solo delle istituzioni finanziarie che comandano al servizio di queste grandezze. Allora il nostro Berlusconi a un certo punto ha pensato: ma visto che non riusciamo a spendere, come faceva vedere Gattuso, i soldi del foro per i trasporti, dovevamo arrivare a avere speso a questo punto quasi il 70%, ne avevamo speso 2 anni fa il 30%, meno, anche meno. Allora concentriamo tutto il porto trasporti su 5 punti. Le due che citava Gattuso, pezzi della la 106, quello forse segue, la 106, diamo i soldi all'ANAS, poi facciamo quell'altra opera assurda che è la superstrada nel nord del Regino Canico Vandrano, dove si dovrebbe fare un terzo lotto che è una strada che è dentro il parco della Spromonte, su un torrente retto da Piroti con degli svincoli paurosi. Tutto questo in una regione che per 2 milioni di abitanti, compreso gli immigrati di questa comunità, ha superato un miliardo di metri cubi di costruzione. Tutto questo in una regione che ha consumato il suo suolo a tassi pari a 13 volte quello che era il suolo consumato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E si mette insieme alla Campania e alla Sicilia, e non è un caso, alla testa del consumo di suolo italiano, che è alla testa del consumo di suolo europeo, che è alla testa del consumo di suolo occidentale. A Cosenza dobbiamo stare molto attenti a questo discorso, perché a Cosenza noi abbiamo costruito una città per lo più inutile, senza rendere tutto intorno, ormai una sorta di Los Angeles, come Pieroni ha ispirato a Scaglione, e abbiamo un'esigenza drammatica di riqualificare in maniera ecosostenibile. Quando sono partiti, e in questo dobbiamo ricordarci che abbiamo bisogno di pianificazione, e non solo di pianificazione di trasporti e della mobilità, che pure serve, ma soprattutto di una buona pianificazione del territorio. Cioè c'è un'organicità tra la pianificazione della città e del territorio e la pianificazione della mobilità. La pianificazione della mobilità deve servire questo. Invece in Italia c'è stato sempre una sorta di scollamento da tutto questo. Prima perché ci si muoveva poco e la capacità di mobilità, che era bassa storicamente in tutto il paese rispetto all'Occidente, era bassissima nel Mezzogiorno. E in Calabria, vi ricordo Gambi nel 1960 parla di Calabria un mare verde in cui le città sono delle isole, terra dai trasporti lentissimi che purtroppo sono asciume pendole in ciascuno fortunato, adesso c'è ancora, e forse è accentuato, la terra dei trasporti lentissimi, e ancora, ci faceva vedere la terra dei trasporti lentissimi.
però noi abbiamo l'esigenza di capire che cosa vogliamo, quale sistema di mobilità dobbiamo fare a Cosenza, nell'area metropolitana, nella provincia, nella Calabria, nel Mezzogiorno, rispetto a quale territorio. Quando sono partiti i due piani strutturali di Cosenza Veneto, qui io concordo con Diacino che è stato fatto allora un grande errore dovuto al campanile, diciamo tra virgolette, ma in realtà allo scontro eterno di poteri decisionali tra le due città, di cui l'università fa il conto. Però tutte e due convergevano su una cosa, noi allora stavamo facendo il piano territoriale paesaggistico, io stavo alla direzione scientifica, e abbiamo detto guardate, fate attenzione, che Cosenza è l'area in cui c'è la più denso, il più denso e il più intenso consumo di suolo rispetto alla regione, ci sono molto suolo consumato per funzioni minori, vogliamo dire che sono i vecchi bar che presidiavano le nostre cittadine quando Rogers, Commenda eccetera erano fatti di poche case, che diventano un bar più grande, poi magari diventano un bowling eccetera, ma poi occupano, diventano una pizzeria, ma occupano un territorio per una funzione che resterà contingente nel tempo, cacciando la funzione più importante. Quello che avevamo rilevato nell'area di Cosenza c'era un altissimo consumo di suolo e c'era rispetto alle altre aree metropolitane della regione il più alto consumo di suolo per funzione di volatili. Gli amministratori che venivano a confrontarsi con la regione e con la struttura tecnica del piano di convergevano però su una cosa: non facciamo perché non riusciamo a metterci d'accordo, anche se c'è l'università che ci fa da loro a fare un unico piano strutturale, però concordiamo che i due piani strutturali servono soprattutto per la riqualificazione ecosostenibile della città. Cioè noi dobbiamo ridisegnare un sistema di sostenibilità, un sistema in cui si vedono il sistema ambientale, gli apparati paesistici, in cui prima di avviare il parco ha una funzione strategica. E poi rispetto a questo sistema di sostenibilità, di cui è diventata oggi un'emergenza fortissima, perché ricordatevi che oggi basta che chiamo un po' di più e abbiamo dei guai molto grossi. Perché? Perché abbiamo impermeabilizzato tutto il territorio che non assorbe più acqua e la riversa abbiamo bloccato, cementificato, negato, combinato i torrenti, e quando questo abbiamo chiuso le vie di fuga dei corsi d'acqua, le nostre città sono fatte di questo. E oggi le nostre città quindi sono a rischio molto alto, sia noi siamo in zona sismica, sia sismico, sia anche soprattutto. E questo è un rischio, ma in generale noi dobbiamo ridisegnare un'area Cosenza che ci ricorda che quella è la media Valle Cracio, che c'ha da una parte a nord già il massiccio del Pollino e dall'altra parte sta alle pendici della Sile. Rispetto a questo noi abbiamo un'esigenza fortissima di bloccare il consumo di suolo e di ridisegnare dal punto di vista ambientale la città. Per questo abbiamo fatto i piani strutturali, Cosenza. Questa secondo me è il dibattito che vale. Viceversa, partiti piani strutturali, ci siamo dimenticati, almeno dai documenti che si leggono. Ci si è dimenticati che era partito per la riqualificazione eco-urbanistica della città, per valutare, per rivalorizzare quello che c'era dal punto di vista culturale. L'università purtroppo si è ripreso a pensare, siccome non abbiamo da giustificare più con la domanda di abitazioni e di funzioni le nuove costruzioni. Mi ricordo che un dato che girava all'inizio, un dato ufficiale del censimento 2011, solo nel comune di Cosenza è di circa 3.000 appartamenti vuoti, che vuol dire oltre 10.000 stanze vuote. È un dato basso perché non tiene conto di chi non ha risposto
al censimento, va incrementato almeno del 20-25% verso l'alto, unico. Nell'area metropolitana questo dato triplica se non quadruplica. Quindi non abbiamo esigenza di costruire più, dovremmo coprire assolutamente tutta la domanda che c'è. Abbiamo un'esigenza fortissima, ma di riqualificare. Di riqualificare il costruito, ma di riqualificare l'esistente. E allora non solo dobbiamo fare, come diceva giustamente la compagna che mi ha preceduto, un vero piano di traffico, il piano della mobilità del 2008 è una cosa ridicola, perché è una specie di lista di piccola legge obiettivo locale e poi con alcuna documentazione come scientifica. Invece noi abbiamo esigenza di fare una vera pianificazione della mobilità, ma che parte da uno scenario che secondo me ancora si è in tempo di proiettare sul piano statale, da uno scenario del territorio. L'università finalmente ha smesso di dire dobbiamo crescere, perché se cresce l'università, cresce tutta l'area metropolitana, cresce la Calabria, cresce il Mezzogiorno, perché si è accorti che oltre una certa soglia non ci sono risorse, non c'è spazio, l'università comincia a mangiarsi, continua a mangiarsi le risorse del resto, diventa un fatto negativo piuttosto che un fatto positivo, perché a un certo punto c'era l'obiettivo di 120.000 persone, ce ne sono già circa 60.000 ogni giorno, 30.000 fissi, 30.000 volantieri, 120.000 persone vuole dire un fatto pazzesco. Queste proiezioni, come abbiamo visto, le proiezioni sulla domanda fasulla di traffico che userebbe il tram o la metropolitana di superficie, è impossibile arrivare a 40.000 utenti in un'area metropolitana di 50.000, a meno che non si fa una legge che dice ogni famiglia ogni giorno obbligatoriamente avere un componente che piglia l'applicazione. Questo potrebbe essere un discorso. E invece noi dobbiamo, l'università finalmente ha capito che questo ruolo non può giocare, non si deve fermare l'università, ne può giocare il ruolo di legislazione per l'incremento di costruito di consumo di suolo nei due comuni principali. Allora noi, partendo da questo, non solo dobbiamo aprire un discorso sulla mobilità e fare due cose sulla mobilità: uno, un vero piano generale della mobilità; due, un piano che probabilmente si dimostrerà che gli autobus faceva vedere ad alta qualità, che faceva vedere a tutti, sono una delle chiavi di rotta. L'altra cosa però che è mancata qui, io insegno a Firenze, però ho tenuto qua per 7 anni il corso di questione urbanistica. Tra l'altro a quei tempi c'erano molti treni diretti da Reggio Calabria, e poi la sera da Paola era facile prendere un vagone retto e tornare a Firenze. Adesso non è più così. Io il 20° anno che dalla Calabria insegno a Firenze, per 18 anni sono andato tranquillamente a le 27, poi hanno cacciato. Noi abbiamo parlato di ponte sullo stretto e di altre grandi opere per 10 anni, mentre ci stavano smantellando il vero sistema di trasporto. Così come il rischio di parlare troppo, di farci parlare troppo di metropolitana, è che drena risorse reali, drena energie anche virtuali e intelligenza del tutto. Invece noi abbiamo bisogno che ogni scelta parta da un piano vero della mobilità e da un piano del trasporto pubblico locale, che è una cosa assolutamente urgente. Quando ero professore, ogni mattina, tutte le volte che non andavo insieme allo Sbaldo in macchina, da Commenda a Arca, ma prendevo l'autobus. A quel tempo l'azienda dell'autobus faceva questo lato: se avete delle lamentazioni, e io tutti i giorni gli scrivevo che bisognava fare un piano organico di relazione tra la città e l'università che fosse calato dentro un piano del trasporto pubblico. Allora la mancava e continua a mancare così.
e mi arrabbiavo quando vedevo i controllori che facevano i fiscali rispetto a magari uno studente che non aveva il biglietto, però che non sapevano rispondere al fatto che noi dovevamo aspettare un'ora un autobus che poi quando arrivava ovviamente doveva stare in questo non si è mai fatto, e invece no. Però un piano della mobilità e un piano del trasporto pubblico per funzionare ha bisogno di uno scenario del territorio, della media valle grande, cioè dell'area metropolitana di Cosenza. E lo scenario del territorio dell'area metropolitana di Cosenza è il migliore che ho visto, stava forse nel vecchio piano paesaggistico, quello che come primo atto, l'amministrazione scopre lì, come primo atto in assoluto, ha ritirato dal Consiglio regionale della protezione. Salvo dire, ne facciamo noi un altro che è fatto con meno formalizzazione spaziale di politiche, meno tutele, meno progetti paesaggistici e sui progetti di cose del serio. Salvo poi fare una pseudo operazione probabilmente finalizzata a non fare. Nel qualche traccia c'è nel piano territoriale provinciale di coordinamento di quelle cose. Però io credo che ormai è diventato da tanto anche qui. Bisogna approfittare di questa occasione per minacciare voi. Non è più un problema se c'è un'infrastruttura di collegamento o meno nell'immaginazione della città, perché noi oggi abbiamo la capacità di muoverci, forse una rete di piste ciclabili oggi è più efficace di per evitare l'immaginazione di un pezzo di Cosenza, di un tram o in ogni caso di un'operazione di supporto fisso. Però il problema è che dobbiamo usare questa occasione per riaprire un discorso generale sul territorio, sull'urbanistica di Cosenza e di Reggio della Metropolitana, sull'esigenza di riqualificazione ecopaesaggistica della metropolitana, che deve essere anche poi il futuro economico di questa cosa. Perché qui è la grande partita che ci giochiamo. Beni culturali, beni artistici, intelligenza dell'università finalizzata a questa, relazioni con i grandi beni ambientali che abbiamo all'intorno. Noi all'intorno abbiamo tre grandi parchi, sono il Pollino e la Sida che li conosciamo, il terzo e la quinta della Valle Crati, che è poi anche la quinta per chi guarda la costa paolana dal mare, dal Tirreno, cioè il parco dovrebbe essere un parco regionale della catena costiera. Ecco, da lì deve entrare questa rete di green waste e blue waste che risostanzia la città, da una parte la mette in sicurezza, dall'altra parte ne fa un grande fatto paesaggistico culturale. E solo quando abbiamo questo scenario di riferimento, insieme a questo scenario di riferimento dobbiamo rifare, imporre che venga fatto un vero piano della mobilità e un vero piano del trasporto pubblico locale. Ma io non credo che oggi le istituzioni hanno la forza nell'interesse a farlo da solo. Dobbiamo essere noi, come sta succedendo altrove, in molti posti, che cominciamo a spingere, cominciamo a disegnare dal basso. Vi ringrazio di tutto. Noi ringraziamo il professore Zifaro che ha voluto trattenerci con questo intervento. Siamo praticamente alla conclusione, non so se ci sono interventi molto brevi. Buonasera a tutti, domani mattina. Due considerazioni, sono d'accordo con il signore che se mi ricorda il nome, non mi sto a ripetere perché la metropolitana non c'è, gira c'è già Cosenza, perché dalla stazione centrale si arriva alla stazione Magliorese e poi si può percorrere un altro tratto. Il problema è del tutto, io sto notando qua, si è fatto tanti discorsi, avendo anche, scusate se lo dico, siamo quattro gatti, parliamoci chiaro, no, c'è qualche intervento di qualche, c'è qualche rappresentante della CGL, c'è qualche rappresentante politico, anche se prima abbiamo detto della politica, c'è un disinteresse totale della cittadinanza, perché? È questo che ci dobbiamo chiedere, perché? Allora, per me Cosenza, io non sono cosentino, sono della Sardegna, di Cagliari, anche a Cagliari che si parla di metropolitana del genere, dappertutto si sta parlando di metropolitana del genere.
No, non c'è ancora, ne miracolo non la facciamo. La volontà si può vedere un video che è una tragedia. Ma non c'è più, non c'è. No, assolutamente. Smentisco. La chiamano così. Smentisco, la regione vuole stanziare, vuole fare la metropolitana della regione. Deve essere che tutte le regioni hanno fatto delle convenzioni con la Preda che costruisce treni e con la Finmeccanica che costruisce treni. No, allora tutti ci siamo inventati questa metropolitana. Però torna al discorso originale velocemente. Cosenza, quando sono venuto nel 68, che forse sono tra i più vecchi qua dentro, no, via Pupilla era il Bronx, perché era tagliato dalla Ferrugine. Adesso si vuole ritornare a questo sistema, perché per i cosentini veri via Pupilla è una tragedia. Cosenza inizia dal comune e finisce lì verso poco prima del carcere. Questa è la Cosenza. Con questa metropolitana si vuole nuovamente emarginare la parte di via Pupilla. Non mi dilungo. Ma noi ci dobbiamo impegnare non tanto tutta la mobilità che vogliamo, ma una città che non riesce a fare la differenziata, non riesce a raccogliere la sua spazzatura, ma dove vuole andare a finire? Di che cosa vogliamo parlare? Di metropolitana leggera? Di che cosa? La civiltà di una città si misura da quello che consuma, dal territorio che sta consumando, dalla spazzatura che lascia per terra, tutto il resto sono chiacchiere. Bravo. Grazie per la passione degli interventi. Credo che ci sia c'è un altro, forse altri due, no? Qualcun altro che vuole intervenire, ripeto, tenete conto che siamo pochi, però quello che noi adesso stiamo dicendo. Abbiamo iniziato la stanza il vantaggio è che chi vuol parlare si rivolgerà all'intervento nei prossimi mesi, perché noi teniamo subito la web. Quindi questo è un vantaggio non più grande. Allora, giusto, veloce per dire una cosa. Insomma, io sfido un po' tutti quanti voi e chi l'ha detto prima, i quattro gatti. Sfido a vedere nei vari partiti cosentini quanto può durare un'assemblea come questa che ci ha tenuto qua in attenzione per due ore. Si vedete se molti dubbi di che fanno le assemblee. Quindi io è vero, magari il signore poco fa diceva, qui bisognerebbe che migliaia e migliaia di persone, però questa è la nostra prima iniziativa che si fa su questo tema, è un inizio. Io credo che sia stata una manifestazione riuscitissima. La prossima la faremo all'università, va bene, è stata una cosa riuscita. Dobbiamo discutere di questi problemi e di queste problematiche, soprattutto ponendo una questione centrale, e cioè che dovremmo essere noi cittadini protagonisti di queste scelte. Come abbiamo visto anche stasera, non c'è bisogno, con tutto il rispetto, di essere scienziati della materia per sapere come bisogna vivere in una città, perché ogni cittadino sa, forse più del tecnico, quali sono i punti di vivibilità di una città. E noi da qui dobbiamo andare contro chi invece oggi ci dice, te lo spiego io come devi stare bene o meglio in questa città. No, ce la riprendiamo noi questa possibilità di decidere. È chiaro, come cittadini, sapendo che anche in questa città non esiste un'opposizione politica, non c'è. Se non noi come movimenti cittadini ce la prendiamo in mano, che è una cosa buona da fare. Grazie. Grazie a te. Volevo sapere se c'è qualche altro intervento. Ma io credo che però stasera non si è perso la responsabilità politica di questa scelta scellerata che ci è stata ben illustrata dal professore Gattuso. Sembra che sia un destino clinico e vano, che c'è una stanza di decisioni che noi non conosciamo, che non è lontana da noi,
dietro a quella scelta tecnica che chiaramente è stata ispirata da politici, non è emerso con abbastanza forza chi ha voluto e vuole questo spreco enorme di risorse pubbliche. Allora, cari concittadini, democrazia e rivoluzione non se ne fanno se non nel modo giusto, democratico, della partecipazione, della protesta e del voto. Io la faccio breve. Ci sono tre importanti amministrazioni per la cittadina che si rinnovano tra poco più di sei mesi. C'è Grande, Montalto e Medici. Allora io suggerisco di far partecipi di questa questione importantissima della mobilità queste tre comunità per cominciare a renderli consapevoli di questo enorme spreco e delle possibilità alternative che vi sono, perché è troppo facile nascondersi dietro la voglia per dire si perdono i soldi, non è così, lo sappiamo tutti, è un'ipocrisia, sono precise responsabilità. Per quanto riguarda Cosenza, stasera c'è il capo dell'opposizione, evidentemente è venuto a rendersi conto, non è vero che non esiste un'opposizione a Cosenza. C'è una situazione abnorme da parte del sindaco che in un primo momento ha sposato, ma io dico a Renzo Polini, se il sindaco abbandona le giuste cause e tu sei convinto di queste cause, hai un'arma in più per mettere nel giusto rilievo l'assoluta e totale incapacità e l'incoerenza. È vero che ha cacciato la figliola dell'assessore dei lavori pubblici, ma sembra che le scelte politiche di fondo le detti ancora gentile in questa città, almeno da parte del centro-destra. Quindi queste cose vanno. Anche perché, sì, è vero, le elezioni a Cosenza sono un po' più lontane, ma ci sono quelle regionali prossime. Come vedete, non è tempo perso. Attraverso la televisione, abbiamo parlato con il professore, ha fatto un'intervista con la rubrica Calabria Economia in Camera delle Tre, si possono fare tante iniziative e attraverso l'espressione democratica, dopo che i cittadini hanno preso consapevolezza del problema, e allora i candidati a sindaco di Medicina, quelli di Renzi e quelli di Montalto, è giusto che si misurino su questo tema e che dicano ai cittadini dei loro territori che cosa intendono fare in ordine a questo enorme spreco di mezzo di denaro pubblico rispetto a un problema che nessuno è riuscito a risolvere, neanche ci ha conosciuto, eppure ci ha provato. Grazie, io non so se ci sono altri, mi sembra di no.